Va live, sì, va live. Ottimus. Perfetto. C'è un souvenir, non è vero. Da smart, tenere. Ho visto una macchina verde. Dashboard autore. Yay, vai, va, funziona. Ciao a tutti, buonasera mondo. Buonasera mondo Aspetta che esterno. controllo se funge. Funge, sì. Non ci credo. Sì, Non ci credo. funge. Il Il bot non bot l'ha ancora annunciato, io ci arriva inizierò dopo. ritardataria. Ecco, la notifica sul cellulare. Dashboard live per dispositivi mobili. Non me ne frega una minchia. Ok. Yay! Pattugliamo con lo scemo del mio Probabilmente mod. benzolino. Con lo scemo del mio mod. Di un criminale che va in giro a piedi. Cioè, tu sei riuscito a fare tre personaggi in un wipe. Ma io sono un campione. E zombie è riuscito a farne uno in tutto il wipe, quasi stava per farcela, invece no, però poi l'ha inculato perché ha fatto tre personaggi poi. Zombie non ce la fa, eh. Sta per battere il record, cavolo, della sua vita. Non ce l'ha mai fatta a fare un personaggio in un wipe intero, invece, infatti, non ce l'ha fatta. Non è Boh, durato neanche. allora, Ecco. io ho Vedi? fatto Yushiro, poi avevo tutto e mi sono rotto. Ma perché era su Ok. uscire si è wipata? Ma non avevo voglia, cioè era tutto monotono. Ero troppo sul legale. Troppo legale. Vabbè, ora cosa Sì. pensi che sia? No, adesso sono spacciatore undercover. Sì. Mi giro qua che tanto. Andiamo a vestire, siamo in emergenza, che non lo sono più. Emergenzissima, proprio. Ecco, guarda la notifica su Discord. Yes. Ah, io devo pagare capitano, vai centrale. Cornelius Pond. Ah, adesso posso parcheggiare davanti. Cornelius, sei Sì. centrale? No. Devo pagarti tutti i tuoi 50 o 60.000 dollari. Sì, arrivo. Sì, va, avevi i soldi. Devo Posso devermi una pagare parte dei soldi 40.000. volentieri. Perché 43.000? Non erano 40.000 i soldi per cosa? No, me l'hai dato 43. Dagli 40.000 e 3.000 dalmeli a me. No, gli do 40.000 per Mariani. E poi gli stipendi per accendere il portatile. Ah, che l'ho acceso poi, quindi non è che devo accenderlo. Fammi togliere a standby il portatile. Vediamo, folli Google. Ciao Simone, buonasera. Sbagliato. Cambiamo account di Google. Oh, lagga, 18.000 di stipendio. Quando ho associato 58.000 in banca, oh. Adesso ti rapino io. Banca c'ho 616.000. Io faccio alza mano. Eh? Cosa? Cosa? Noi. Zio. Quanto è lo stipendio di un cadetto? 5.500. 4.500? 5.500. Ah, ho capito cosa. Vabbè, dai, stocks. È giusto per vivere. Giusto per Quasi spendo vivere, tutti i miei soldi esatto. in Coca-Cola. Indispensabile proprio. Ed è per questo Xpiriosh. che andrò a fare una rapina in banca. Oh, Xpiriosh ha preso pure il ban di 3 giorni. Cosa ha fatto? Non lo so. Ha tiltato in assistenza? Yes, Panix avvocato è diventato.
Fra, c'è Zombie che mi ha chiesto 10.000 dollari perché mi ha fatto lo sconto, cioè mi ha fatto fare lo sconto di pena di 4 mesi. 10.000 per 4 mesi. A me sembra onesto. Bonzo, che cazzo sei? Ciao Demi. Chi è questo? Ah, John Reese. No, è Miller. No, vedi. Mille. Che c'è il vecchio. Solo lo prendo Ah, io lo capitano. stipendio di Bond. Eh? Lo prendo io lo stipendio del capitano solo. Demi, non puoi ricevere il mio numero di telefono, non potete ricevere. Purtroppo il mio numero di telefono è segreto. Vieni. Oh, 58K per te. Se no Salve, la Vice. salve. Oh, Miller. Tutto bene? Sì, lei. E che mi Mille. racconta? Mille, sì. Chi è che. Miller, che problema c'è? No. Grazie. Bene, Va bene? comunque. Sì, lei? Perfetto, Salve. sì, tutto Salve, bene. cavallini. Salve, buonasera. Salve. Salve, capitano. Posso? Cornelius, finisce a 58K. Come 50? Ieri ho dovuto pagare 43.000 dollari di tasca mia. Sì, in realtà erano Cazzo. 40.000, però vabbè. 43 mi ha detto. Io ho preso 40.000 dallo Stato solo. Mi hai regalato 3.000 dollari, bravo. Fratello, Ehi, sei ancora più ti do brutto solo di prima. 58.000 o vuoi anche i Che mi 3.000 di per Mariani? sono i miei soldi, quindi mi riprendo anche 2.000 se è possibile. Vabbè, tieni, tanto sono pieni di soldi. Sono pieno di soldi. Non sono soldi tuoi, quello fatto. Basta. Che ne sai che Stoppi. non sono soldi miei? Non so se ho soldi tuoi. Diciamo che c'è tipo 129.000 in più che non dovrei avere. Cioè, che dovrei avere, però non so come spenderli per il dipartimento. In Dalli a qualche me. modo, poi li spenderò. Dalli a me. No. Ciao. Andiamo, caretto, Ma andiamo. tu hai presente, sa se il signor Salvatore Spadafora ha dei collegamenti con qualcuno? Dipende con chi. Un suo amico, mi serve un suo amico per sapere dove si trova. E posso chiamare Tea? Va bene, ho il suo numero, ho il suo numero. Chiama Tea. Ma che pattuglia con Santo? Sono più meglio io? Qui per la live. No, chi sta? Non sta niente Ma santo. io voglio fare metagame della tua live. Ah, metagame, proprio metagame. Sì. Devo sapere dove sei. Piateo, piateo! Ma Spadafora è quello che si fa soprannominare Totò? Allora è il suo ragazzo, ok. Sì, lo so. Io non sento la Dam 2 quando parla. Non so perché. Fre, quelle moto.
mio padre. Vai a piare con le moto. Antiproiettili la possiamo fare tutti? Sì. Ok, a posto. Direi 31 kg, io sono a 30 e stavo passando a 30, 31 mi servono i kg. Ma se tu doni, doni il sangue, rischi di scendere anche a 28? Punto di domanda, avevo un letico dubbio. Se doni tanto sì, scendi un po'. Anche se se tu sei 30 rischi di arrivare a 29 anche. Cioè tipo, che ne so, tu sei livello 30 base. Sì. Ti toglie una exp se fai 10 donazioni, quindi sì, scendi a 29. Cazzo, ma sei serio? Sì. Ma che palle, io come faccio? Quindi puoi anche raggiungere lo zero. Che cosa faccio come palestra allora? È un sogno. Non mi corre questo, eh? Non è il capitano. Mi siamo dietro apposta al culo. Così non corre. 88 km orari. Ma Peter 93 che... 90, vai, premiamo. Vai, enuncia. È lo spudiato sul veicolo. Spenda il veicolo e metta le chiavi sul tettuccio. Qui a Damuno stiamo effettuando un traffic stop all'altezza della casa, diciamo, del agenti immobiliari. Ripeto, scendi tu e tu. A quant'è che andava? Ha superato tre volte il limite di velocità, sempre oltre il 85, quasi 90, una volta oltre il 90 e una volta 90. Vabbè, 90 allora lì. Sì, di lì 95 circa. Quasi 10 di lì. Salve signore. Buonasera. Oh, attenzione, attenzione. Vabbè. Sa perché l'abbiamo fermata? No, assolutamente no. Perché ha raggiunto una velocità oltre di 90 km orari, quando il limite è di 80. 5. Ah, pensavo fosse da 90. E 85 con la tolleranza. No, ho sbagliato. Va bene, intanto mi favorisca patente libretto. Certamente. Ok, salgo in macchina, verifico che il veicolo sia suo e che sia tutto registrato. Va bene. Ok, il veicolo è suo. Io faccio la multa o facciamo nulla per adesso? Facciamo lì niente, lì però che... che segniamo il suo nome. No, no. Lì che guardi, mi ricordo di lei. Devo sparare. No, lì comunque allora. Per stavolta facciamo nulla e però ora più piano che mi ricorderò se in caso superassi di velocità un'altra volta. Lì così. Patente ce l'ho. Vabbè. Allora, ecco lei i suoi documenti. Ah, grazie mille. Ah, capitano, dobbiamo presentarci per questa volta. Facciamo niente, niente, niente. Però mi raccomando, stia attento. Se ci chiedono per scorta, Massimo Andremo, che non ci chiedono nulla, noi ce ne freghiamo. Ma ero proprio una mia dimenticanza. Vabbè. Allora, è compito del giudice chiedercelo. Buona serata a voi, grazie mille. Affermativo. Voglio promozione a capitano dopo questo traffic stop. Cosa? Voglio la promozione a capitano. Sì. Vara. No, io ho sbagliato, non mi sono presentato, vabbè, sti cazzi. Sti cazzi, veramente, proprio, cioè... Non mi presento mai io, cioè... Dovevi dire che il traffic stop avevamo finito, il traffic stop. Adamuno. Okay. Andiamo. Adamuno, traffic stop completato. Giù. Adesso rifermo lì, pezzo di merda. Cosa fa?
La signora Tequila, ma c'è una multa, non ti vedi che hanno tra che gli infanti. Sì, ti prego. Anzi, se questi sono direttamente i veicoli. No. Se provano a salire sui veicoli li taseriamo, vediamo no. Oh, che bello. Guarda che bello sto cartello pubblicitario, mai visto? Guarda la Sprung. Sì. Qua c'è quello di Prison Break. Sì. Qua dietro. Ecco, c'è una moto, non c'è una moto. Blizziamo il locale per questo. Adesso ci facciamo così, guarda. Io sono così, tu vai dentro di lei. C'è una moto pregata fuori, niente di sosta, di che? Si palesi quello che ha parcheggiato la moto qua. Sì, certo, è la mia. È sua? Ah, sì, vabbè, dai, lei è titolare, allora in caso può farlo. Per fuori, stia attento che i clienti non parcheggino qua, va bene? No, che uno può essere risultato, può risultare pericoloso per le loro auto, perché qui spesso i nostri cari locali non odiano questi parcheggi, non stiamo le macchine che parcheggiano qua. E poi, diciamo, è anche il diritto di sosta, ok? Sì. Le dico, sergente Wilson, è capitato proprio quando Wavis è venuto a fare l'ispezione contro, cioè come artificiere. Sì. Ha girato un camion, gli ha ribaltato. Già, bene, pastiglia. Quindi attenzione proprio sì, quando sì. Avvertire sempre i cittadini di non parcheggiarsi qua, mi raccomando, che se no facciamo una multa certo. Noi. Appunto. Nei peggiori dei casi se l'abbandono la viene sequestrata. Ok. A posto, arrivederci. Vabbè, comunque li faccio sempre parcheggiare sul retro. Perfetto, ottimo. Ok. Buona serata. Buona serata. Lei. Madonna, il mio Ferrari quante volte veniva di vento dai civili quando lo parcheggio qua. Guarda lo schiera media con Nicola. Io abito qua di qua. Io abito a sinistra, qui a sinistra, qui dentro. Questa casa qua. Cazzo, te l'ho venduta io. Non ho regalata mai, che cazzo. Cioè, io. Allora. Da quando mi sta a guadagnare tanti soldi non ho più chiesto le tasse a nessuno, tranne i poliziotti. Ma? Infatti se mi chiedevi le che tasse... No, però. Scorsa settimana... Cioè tipo... Sai quelli che ti abbiamo pagato le tasse 7.000? Io le ho dati a caso. Cioè non so quanto avevamo guadagnato, non avevamo nemmeno guadagnato 70.000. Avremmo guadagnato sui 30.000 diviso 2, 15.000. Quindi... Aspetta, attenta la chiamata. Adesso per ciao. Vai, oh.
A quanto andava? E non andava, tra la coda. Potete ripetere? Cos'è? Cadamone per 33 pick stop in piazza centrale. Ricevuto. Niente. Bryce, ci sei, mi senti? Controllo? Sì. No, sì, scendi, chiedi. Per te, tu vuoi guadagnare qualcosa. Ma ti chiamare un numero. Pronto? Mi raffermo qua. Salve, mi senti? Perché? Che cazzo è? Salve, sono Ron. Ma che sei pazzo? Sì. Cioè, no. Allora, mi scusi per lontano un po'. Ma... E niente, ma che la è successo? Ma perché? Oh, dove adesso di chiamare? Non lo so. Cosa? Sto facendo un traffic stop. Non so nemmeno. Collega, mi scusi, ecco, sì, mi sì. Sono tornata. Cos'è che ha fatto il signore? Ha salato la curva lì. Quando è uscito dal garage. Ah, ok. Che ho fatto? Allora. Che ho fatto? Il mio collega ha detto che ha tagliato la curva quando è uscita qua dal garage entrare. Ma vabbè, ma ho girato un po' di più, voglio dire. Non... Vabbè, multa me. Vabbè, controllo sul veicolo. Triggerato. No, guarda, mi rubo le Ferrari. Non si sa mai. Ok. Tanto cielo. Dovete un attimo la live, la mia modica un attimo, eh. Questo cazzo è triggerato. Ma io non ho capito che cazzo aveva fatto. Non l'ho fermato perché ha tagliato la curva. Tanto devo assicurarmi che abbia magari si è visto anche con Tomato dal garage centrale. Un attimo, no. Ha tagliato la curva, sì, ha tagliato un po' la curva. La tagliatina ha fatto un po', sì. L'ha tagliata leggermente. Non ha la patente. Sei serio? Sì. Ma davvero? Sì. Ma l'hai già sul database o sulla? No, no, proprio qua sui documenti. Ah, i livelli speciali c'è? No. Allora fai la multa. Un messaggio dello scorso mercoledì. Di quanto è? 1%? Fa vedere chi è, Mariani? Sì. Fa vedere un attimo la targa. Che targa ha lui? 660 YY, sì. Giusto? YY, sì. Sì, 660 YY. Sì. No, non ha nessun permesso speciale. Fai 1% di multa? Yes. Ce l'ha sulla database? Non sai che no, penso di sì. Vabbè, vado contro io. Ho visto che non ha la patente rinnovata. La stavo andando a rinnovare proprio ora. A piedi si va, devi. La stavo andando a rinnovare. Nel momento in cui stavo recando a concessionario, mi sono appena scadute le patenti. Gliela faccio una multa. Ora, sì, gliela fai, piedi soldi sto qua. Cioè, che devo fare? 1%. Stavo andando al concessionario a rinnovarmi, però. Impara, cazzo. Cioè, vai a piedi a fare. Stavo fermato prima, che devo fare? Tieni pure i tuoi documenti e sono costretto a fare la multa. Vabbè, multa mi tanto. Prendi il taccuino oppure il tablet e ci... 1%, vero? Sì, sì, 1-1-1-1, se no lo sfondi sto qua. Spam, cioè. Spam di 1. No! Ecco, multa. Facciamo una multa leggera. Dai, su, fai quello che te pare. Grazie. Ecco, lei. Ecco, fuori dal biglietto. Appena risalgo nel veicolo può ripartire. Ok. Fanculo a $500. Ma so... Ma... Stronzo. Bastardo. Vabbè. Ma che cazzo, metti la cintura, va? No, cazzo, mi hai fatto togliere i montacci, fuori la voce. Ma che cazzo, sto qua, c'è un pieno di soldi, gira col Ferrari $500 di multa. Cioè, io gli fermo, ma adesso controllo che il veicolo suo è tutto si è registrato di falsi e mi metto a rubare i Ferrari. Perché pronto col 20% di multa, no, scherzo. È tantissimo, va a rinnovarla. Ma che di pagheggio di fatto? No, no, amico Mariani, amico De Soprano. Oh, raccomandata. Ah, una multa per raccomandazione. Sì, chiudiamo l'attività. Io non avevo capito cosa aveva fatto perché non stavo guardando. È tipo lì, sì. Mi pare che non ti entra in stanza. Comunque. Cioè, no, ma... Come fa a avere così pochi soldi? Sta chiedendo di fare il porto d'armi. Chi è che mi ha chiamato poco fa, tu? Io. Cosa volevi? Dopo ti dico, posso fare i porti d'armi in supporto? Certo, se non ha reati gravi. A qualsiasi persona? No. Sì, se non ha reati gravi. Ah. No, sì. Sì,
Sì, ok, grazie. Però basta che non abbia reati gravi. Ok. Però non puoi dare i giubbotti, non puoi dare. Si muta. Cavallini, guarda la radio che bella mutata che è. Mm. Chi è questo bastardo che gli faccio la multa? Ok. Qualche problema? Salve? Salve, qualche problema? È sua sta macchina? Sì, l'ho appena posteggiata ora. Divieto di sosta. Sì, lo so, ma l'ho appena sosteggiata che c'è mio amico dentro da mezz'ora e stavo attendendo. Divieto di sosta vale anche per un secondo di sosta. Vabbè, facci la multa. No, non la faccio, non la faccio. Non c'ho voglia, sinceramente non è corretto, dai. Comunque, mi raccomando, non parcheggi, che bene? Ok, non ho parcheggiato, solamente ho messo un attimo quello. Finché lei scende dal veicolo ha parcheggiato. Se rimane sopra è sosta. Va bene, non si è a posto, ma comunque mi preparate, puoi metterlo o lì dietro oppure là dietro. No, no, ma l'avevo. Stavo aspettando un attimo qua. Perfetto, va bene. Vabbè, stavolta la lascio andare, vabbè, vada pure. Allora ringrazio. Salve signore. Arrivederci. Salve, salve. Santo. Ma con chi stavi parlando prima? Con quale Adam stavi parlando? Con 4, cioè con Arctic. Perché io non lo sentivo, Adam 4. Ma tu. Se no sei buggato, esci di entra. No. Un utente si è disconnesso dal server. Un utente è entrato nel tuo canale. Prova a chiedere. Mi sentite? Sono tutti mutati. Mamma mia, che radio di merda. Oh. Adesso faccio. Oddio, mi stanno rapendo. Vediamo ancora. No. Aspetta. Già non mi sente? Vabbè, mutati col microfono è una cosa, mutati con l'audio è un'altra. Adesso giuro faccio il richiamo a Darti, vale, da richiamo a Darti, vedere? Perché si è mutato. Capitano mi riceve? Che sesci? Ma? No, avevo un problema con le radio, dovevo solo vedere se mi si sentiva. Ma come va? Corre! Ma che corre la mia! Piano! Oddio, non è possibile! Non è possibile, ma che è oggi? Non è possibile! 102! Pane! Volete pane? Sto scherzando. Per favore, circolare! Pane! Vendo pane, volete pane? Circolare! Pane, lei vuole pane? Circolare! Sì, Cosimo, dimmi Cosimo. Pane! Vai grave! Scusa, mamma, mi stanno a multa, un secondo. A 102 andato. Porca troia. No, non lo so, un secondo Cosimo, mo dopo parliamo. C'è una centrale. Di nuovo lei? Sì. Ha visto quanto andava? Non lo so. 102. A più di 100 all'ora quando mi mette di 85. Vai, su, vai, multatemi di nuovo. Un'altra multa. Tanto, oggi multe proprio... Guarda, gli scoprimi hanno fatto della carta d'identità e tutto perché tanto abbiamo già controllato prima. Chi dice sia arrivata la patente? Chi dice sia arrivata la patente? Tony, non è giornata oggi. Raffaele, che cazzo? Pane! Pane, volete pane? Con questo pane! Perché? Gelati! Non è giornata oggi. Tre multe in un giorno, cosa è successo, guarda. Con lei. Sì. Tre multe. A posto. Arrivederci. Non ride. Che cazzo fa quello? Adesso ti faccio la multa. Sono siamo tutto il pane. Sì, prego. Mezzo chilo di pane. Venga qua. Prego, mi dica. Guardi, sì. Guardi sta cosa. Cosa devo guardare? Che devo guardare? La vuole? Ma io vendo pane. La vuole? Non leggo bene. Ma hai permesso? Guardi cos'è, guardi, legga bene. Ecco qua. Mi faccia lei. La vuole? Ah, dieta no, di sosta, vuole? No,
direi anche, ti vedo di sotto di Ken che c'è la striscia rossa. Tommy, no. Tommy. Possiamo spostarci dalla strada, grazie. Ecco. Sì, il signore voleva pane. Può vendere pane dove vuole, ma non in mezzo alla strada. Ma sì, va bene. Nel parcheggio centrale lo vendi, va bene? Scusalo, Emily. Niente. Siamo esagerati, ma che pane. Ma che è? Ma che il burger shot, no? Sì, sì, noi facciamo dei servizi a domicilio. Se vuole, vada. Sono stato rilasciato da un rapimento, mi trovo... Ci siamo uno, siti! ...di tatuaggi a est, nord-est della città, gli chiedo supporto immediato. Dove, dove, dove? Dove, nord-est? Nord-est della città, dove... vicino alla... ai due campi, dove c'è il negozio di tatuaggi, sono in quelle viette lì. Adesso... Ma hai capito dove tu? Ah, lì sì. Cosa aiuto. Fai di bello? Penso quello. Quello vicino alla scala di Lester? Sì, sono proprio lì davanti. Perfetto, sto arrivando. Solo una pattuglia, vado, gli altri per quello intorno. Sì, sì, un collare, andiamo noi da loro. Sono già sul posto io. Ma come sei già sul posto? Sì, sono già qui. Ecco, sono dietro di voi. Sì, quanti siete? Spegni la schiena. Ci siamo noi, solo intorno. Le macchine parcheggiate non ci sono. Ma hanno rapito Buson o sì, hanno rapito Buson. Che cavolo, deve stare rapendo un po' di gente. Dove si trova? Noi siamo qui, Davanti al negozio. Eccolo. Eccolo. Sali. Oddio. Sali. Oddio. Sali. Ah, andiamo via, porca. Venga. Sali. Andiamo, ti porto in centrale. Oddio. L'ho recuperato, lo porto in centrale. Cosa è successo? Oh cazzo! Soprano, che è successo? Puttana. Luigi, che è successo? Vaffanculo! Controllate guardare un po' il zona. Cazzo di limonate! Soprano, Luigi, che ti è successo? Sono andato a prendere delle limonate, sono uscito e c'erano tre persone mascherate con dei fucili a pompa. Mi hanno preso. Ma dove l'hai visto quei fucili a pompa? Dove? Oddio, sti cazzi. Mi hanno lasciato lì, mi hanno messo un sacco e mi hanno detto conto. Allora, tu dove eri andato a prendere limonate? Al discount. Ok, dal discount. Ma che cazzo? No! 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 Clippatelo! Oddio, cosa ho appena visto? Cavallini, mi paga un po' eccessivo. No, è pure bloccato. Porca oddio. Clippatelo, ma... cazzo, clippatelo. Poi dopo tu vado a clippare una volta. Ma cosa stracazzo. No, qua devi venire con la macchina a sfondare. Ma io vedo tutto riparato, ma... ufficiale un cazzo. Allora... Ma voi siete bene? C'è un agente contundente, ho paura. Ho appena sentito un incidente gravissimo di un'ambulanza. Stiamo aspettando il video, cioè al numero. Ma io non ci stava nulla. Ma questa macchina è 163 circa, vicino alla è la seconda volta in mezz'ora che succede. Viene, vedete, chiamo un medico? Ma nello stesso siamo punto. Noi ma un altro? Siamo nello stesso allora, punto. Allora controllate il chiaminello. Chiamo un medico, va bene? Allora, c'è qualcosa sulla strada che mi impedisce di andare verso di te. Vabbè, state bene, vedo che parlate, quindi. Ma allora anch'io ho preso quell'oggetto allora... venendo da voi. Ma perché lei non è provato? Io sì. Io forse perché bene, non riuscite a camminare? Sì, abbastanza. Di sopra c'è, venite, se passate il tunnel c'è la nostra volante, venite. Ok, ma non da me, Giunge, non è colpa mia. Ho capito, però che cazzo. L'ha visto anche lei quella cosa. Io ho visto, vuoi volare e basta. Io vedo che ci sta qualcosa sulla strada lì. Io vedo che c'è sempre qualcosa di 163 incidente di un'autoambulanza. Oh mio Dio.
Dovresti fare delle investigazioni. Stanno bene, dove c'è la discoteca. Stanno bene, li sto portando alla volante. Alla volante, venite a 163, grazie. Dov'è? Lì alla tessitura? Dove c'è la. Dove c'è la discoteca, grazie. Ma sono io. Ok. Ok, sto arrivando. Ma io sono tutti bene. Ma voi vedete le grate qui? Io le vedo. Io vedete le cose qui voi? Sì. Io no. Ci toccherà fare il giro lungo. Oddio. Io le vedo. Un attimo, vengo con la macchina alle sfondo se vuole. Ah, non si può passare. Ah, proprio così. Oh mamma mia. Facciamo fare il giro un po' lungo. Io sono già passata. Agente, ma lei dove è spuntato? Ma chi? No, l'altro agente. La gente, lei ha fatto il giro lungo. Ma chi è lo scemo? Io sono toccato il giro. Nostro. Oddio. Non riescono ad uscire? No. Sfondala con la macchina. Non si può. Ah, ok, sì. Questa. Da qua. Adesso sfondi qui, aspettate che rispondiamo le... Ok. No, lì, ecco. Ah, ok. Se volete, do una mano io. Venga, guarda, venga. Oddio, non troppo forte. Non state troppo forti. Oddio! Dottore, sta bene? Ma mi scusi, ma avete visto cosa è successo? No. Dove sei passato di là? Oddio, ma come sei arrivato là? Dottore, venga, che l'aiuto, vabbè. Ok. Questo sta succedendo veramente così. No! La puttana, ma l'ho portato direttamente alla sua macchina, così almeno. Dopo l'avete portato in centrale? Sì, ci ha pensato un'altra pattuglia. Che è successo? Era fatto un incidente tipo terrificante. Sono volati giù dal ponte. Sì, ci deve essere un qualche oggetto contundente che ci catapulta nell'iperspazio. Ma l'ambulanza? No, ci sta parlando di strano sulla strada. È una scatola. Mi viene da dire che ci hanno fatto un attentato. Una scatola? Io mi sembra di aver visto con la coda dell'occhio qualcosa che c'era sulla strada che ci ha fatto fare quest'altro. Una bomba. Non lo so. State bene? Io più o meno, sono un po' cagato sotto. Volete che vi chiamo un altro medico? Chiamate il signor Nellone. Sì, allora chiamo un altro dottore, chiamo il servizio. Chiamo io il signor Nellone. Facciamo noi, perché ci dobbiamo incontrare proprio con lui. Ok. Bene. Mamma mia. Che ho un'urgenza, devo tornare in casa. Sì, vada. Guardate, signore, non c'è problema, siamo a posto. Sì, senti. Ha detto, vada con il vice capitano. Io non faccio un salto. Ha detto, vada. Vice capitano, aspetti. Cavalli. Arrivo. Ma no, la mando subito. Cosa ho appena assistito? Cioè, ma hai visto come sono saltati? Si aspettava da clipparti. No? Sono con il vice capitano. Ma sei ritardato o no? Scusami. Cosa? Il vice capitano è Cavalli. Ah, avevo capito Capolini, cazzo ne so. Capolini. Sì, sono con Cavallini, stiamo arrivando. Attenzione! Ah, aspetta, siamo qua davanti, siamo davanti al discoteca. Eccolo lì dietro. Ma questo devo vedere che cazzo c'era sulla strada. Ma visto come sono volati sti qui. Porca troia. Ma non c'è un cazzo. Che non c'è niente. Eccolo qui, eccolo. Ah, no, c'è sto coso. Ma prendiamolo anche noi, ti prego. No! Come quella volta che sei intervenuta tu così. C'era Fox che mi seguiva. Non so cosa ha beccato e è volato malissimo. Beh, anche a me è successo, eh. Una volta io ho preso un palo e mi sarei baltato, non so come. Io in autostrada ho preso una... Cioè io ho preso un palo piano, tipo così, andavo a questa velocità così. Prendo un palo, lo tiro giù e mi ribalto. Cioè, roba stranissima. Siamo fermati, Alcazan fa. Sono senza parole. Io ti uccido, non scendere da sta macchina perché ti meno, con manganello fa. Perché? Ma porca demonio, mi sparisco il bip, vai, fai tu. Ah, adesso scappo. Ah, adesso posso rubartela veramente. Adesso poi. Poi se lo fai, saluta la polizia. Tranquillo, quanto hai pagato? $57 per oppio. Te li passo, va che sei poveraccio tu. Ma che vi servono? Ma no, ma tu sei un cazzo di poveraccio. Non voglio che muori di fame. Cari, ti muoiono di fame. 30% dobbiamo fare la benzina, mi raccomando di ricordarci più vicino, perché sennò poi vengono tutti.
Quello perché lo vedo. Tanto lo conoscono tutti. Quindi poi io non allora... capisco sta cosa del punti droga da nascondere, perché tanto c'è più male di conoscere tutti. Allora secondo me è giusto. Un attimo, E, ma quelli che hanno fatto i porti danni per i giubbotti, segnate la scadenza tra una settimana. Già fatto. E no, Leggo subito. Vedi. Anche non Jason, Ronnie Jackson, assolutamente. Ciao Demi, a dopo. Vai. Hai messo il videoclip? Yes. Mi ha dato anche in chat. Che cazzo è? Non ci serve, vediamo cosa hanno messo. Con la guarda, gli schiusi. E hanno sbagliato no, zona. Quello... No, a partire da oggi per pass inattivi per durante i giorni e settimane verranno eliminate. Nota, per avere un passport per il contatto Michele 480 in privato. È stato qualcosa di epico. Fatto, corretto. Ottimo. Fa lì il punto in mappa. Detective 1? Marò. Ce la fai? Cos? Non è niente, faccio io. No, non ho capito più di altro. Giolini scrive: data in assistenza, Omega Glul, scansione Giacomo. Ah, sì. Ma che cazzo? Dude, what the fuck? I fonder che si divertono a fare i pranks. I pranks. Oh, sei questa macchina nera che ci spara. Ma... Sì, cazzo, ma chi è? Ma chi è che si è comprato la Wand? La Wand? Sarà la Gengi. No, mi dissocio. Ah, Gengi. Siamo detto il culo, li stiamo. Scusa, ti prendo male, scendo con gli AK e ci sparano. Vuoi Frank Adman, tipo che logga una morte di papa che c'ha il Verse World? Maria Carmen. Guarda dove sono parcheggiato. Adesso facciamo il giro isolato. Siamo lì, alza mani. C'è un giro isolato. Ma sei pelato? Non può tornare un attimo in centrale? Che devo chiedere una cosa. Ah no, non sei pelato. Stiamo tornando. Chi deve tornare in centrale? Noi. Entra di contro mano. Sì. Che vai. Sfiga. Spegne il motore, grazie. Sì, è già spento, signorina. Non è acceso? No, è spento. Ok, ora è spento. Ora va da contromano, viaggiavano i signori. Controlla il guidatore e fai la multa. Sta arrivando? Qui Wilson, sono fuori da centrale ma sto facendo una multa, un secondo. Ma? Penso che sappia perché l'abbiamo fermato. Sì, lo so. Va bene. Allora, le chiedo soltanto i documenti per vedere se la patente è tutto registrato. Prego, mi chieda. Ok, grazie mille. Verifico e torno subito da lei. Che ho avuto una bella, dovete stare attento. Ma che ne so, sono nuovo in città, non sapevo che era contromano. Sono arrivato oggi e... Adesso. Ne so che è contromano io. Non l'ho mica visto. Ci sta manco il cartello. Lascia aperto, ma neanche un avviso di danno. Andiamo a dire per terra, manco si vede bello. Appena fatto la patente, stavo provando la tua auto. Vabbè, amen. Gli faccio la multa da infame o la lasciamo stare? Un per cento gliela fai. No, no, se vediamo cose sicure le la facciamo, però se... Grazie. Il veicolo è del passeggero, giusto? Sì, è del passeggero. Ok, sarò costretto a segnare sì, la prego, multa del faccio motore. Sì, farò scendere il guidatore. Se pensa che sia giusto. Scenda soltanto... Prego. Può firmare? Sì, basta che firma qua sotto a destra. Prego. Ecco qua. Perfetto. Vabbè, intanto che vale. Qua gli faccio una domanda, sperando sì, che riesci a rispondere. Ho fatto la licenza per il giubbotto, scade ogni settimana o è sì. Per sempre? Sì, ogni settimana, ogni settimana. Ogni settimana, quanto viene a costare a gente? 100, ogni settimana. $100 ogni settimana, rinnovo. $100 ogni settimana, perché nel documento nostro non ci sono scritti, ce l'avete scritto voi nel database, penso. Quindi... Sì, sì, sì. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Posso partire? Sì, vada pure, signore. Bene. Ma con lei dietro non posso. Giusto, cazzo, sì, mi sposto.
passiamo alla prossima. Sicuro, ne sono sicuro. Speriamo. Vediamo i detective cosa fanno. Aspettiamo. Alve, è sua sta macchina? No, è del signor Allon. Di chi? Del signor Allon. Indietro di sosta. Sì, ha il permesso, diciamo, per lo stato di mentalità che purtroppo è un po' andato. Ha permesso di disabilità? Sì, ce l'ha qua sul cruscotto. Ah, perfetto, ok. È diciamo sulla database nostra? Questo non lo so. Vabbè, comunque, questa volta le l'abbono, però per favore fate fare un certificato medico con i medici, fate venire un medico in ospedale che certifichi, poi facciamo un permesso permanente per tutti i parcheggi dei disabili pure qui davanti. Perfetto. A posto. Provvediamo subito. Poi che hai detto? Parcheggio l'auto e vedo cosa vogliono quelli dentro. Vabbè. Comunque ti stavo dicendo, speriamo. Sì, sì. O così. Speriamo. Il personaggio di Adman, quello. Cazzo, hai visto? È diventato vecchio. Che vuoi? Salve Wilson. Dica, dimmi che vuoi. Le volevo chiedere una cosa. Venga, andiamo con calma dentro. Sì. Dimmi. Vani, mi sono fatto prestare dal capitano. Che? Circa. Salve Vice. Pare assurdo, ti controllo. Okay, sì, ce la puoi fare, parole sue. Sì, mi sono fatto prestare dal capitano circa 5.000 dollari. Quanti? 5.000. Dopo e dopo gli do 6.000, sì. E volevo chiederle, siccome non avevo calcolato le tasse, non è che ne ha 1.000 e gliene do 1.500? Non sono la banca io, non so che do gli stipendi, non sono la banca. Non lo so, chiedo io, perché lei che stipendi? Lei che stipendio, ma perché? A chi lo mutuo? Vado in banca, che cazzo ne so io. Ma e qui mi hanno detto che non me lo forniscono perché ho un reddito troppo basso. E allora in centrale glielo forniamo, non ho capito. Non lo so, è un prestito, non è un mutuo. No. Che ne so, prestito fra colleghi. Chiedi a lui è molto gentile. Chiedi a lui. No, io non sono la banca di Dio santo, sì. Sono 600.000 dollari in banca, ma non esistono. Ma Wilson, ma come farà a guardarmi dopo questa cosa? Cioè, non si metterà a piangere non appena mi vede. Io non piango mai. Guardi che disperato. Via, via da lì, via. Sì, pure chiudo la macchina. Eh no, via da qui, via. Sa che è dietro di sosta. Perfetto. Ho già la multa pronta. Ottimo. Okay. È sicura, Wilson? Ma al 100%? Voglio gli interessi poi. Sì, 1.500. Ma con la motocicletta senza targa che gira è autorizzata? No. Controllo di chi è e fermalo, e se vedi che non è autorizzato basta. Perché c'è qualcuno a moto, mi sembra qualcuno l'hanno autorizzato, mi sembra una persona. Ringrazio. Un collega può venire un attimo con me? No, ma l'altro che voleva parlarmi che è in centrale. Ha detto io. Qualcun altro voleva parlare in centrale? Ero io. Solo tu. Microfono, sì, l'ho chiamata al numero e. Quale che radio? Qualsiasi persona voleva parlarmi? No, nessuno ti voleva parlare. Ottimo, che effetto. Microfono disattivato. Oh, Vice. Mm-hmm. Sentito soprano? Sì. Madonna. Ho come mandato stai? Tutto a Pasquale. Come stai? Meglio. Aspetta, ma non ti hanno tagliato nessun capello, vero? No, per carità di Dio. I miei capelli mi hanno solo tolto il cappello a un certo punto, però. Si divertono ormai per questo. Vabbè. No. Io poi ho visto i medici volare, poi dai, mi sei un po'. Se io ho la bodycam, dopo la taglio. Già fatto, va a vederlo. Dov'è? È nella sezione videoclip. Sul deep web. C'è tutto già, adesso vado a vedermelo anche io un attimo.
uscito e c'erano tre persone mascherate con dei fucili a pompa. Mi hanno preso. Ma dove l'hai visto quei fucili a pompa? Dove? Oddio, sei cazzo. Mi hanno lasciato lì, mi hanno messo un sacco e mi hanno detto. Allora, tu dove eri andato a prendere limonate? Mi ha fatto l'ambulanza e è arrivato. Ok, dagli scappi. Ma che cazzo? No! 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 Clippatelo! Cioè, ha visto? Ha visto? Sì, sì. Cioè, vice capitano, ha visto il volo? Miller? No, Miller? Sì. Ha visto il volo dell'ambulanza? Sì, già visto. Ci ha fatto troppo ridere. Sì, effettivamente sì. Cioè, come cazzo ha fatto? Devo darle atto. Sì, vabbè. Dove sei, Grave? Io mi reggo in tribunale, va? Sì, ma c'è un processo. Sto finendo, mi stavo un attimo wipeando. Chi protegge chi cosa? Cioè, chi è la parte? Allora, io sono la parte, insomma, che accusa... Lei è della parte che accusa o della parte che difende? Accusa. Accusa, e chi che difende? Ninguno, si difende da solo. Ma non c'è un avvocato? No, ha detto che lui stesso che si vuole difendere da solo. Ah, vabbè. Vabbè. Dai, cosa volete chiedere? Vuole proporre qualcosa riguardo a quanta opzione? Vado a scoprire presto. Va bene, arrivederci. Lascio dichiarazioni in merito. Sì. Microfono attivato. Samusly, ha un po' il volume che non ti si sente, qual è della voce? Si lo alza se volete, però non cambia niente. Microfono disattivato. Andiamo. Troviamo Rivera, vice capitano. Qualcuno qui sotto lo troviamo? Emily, io sono qua sopra. Microfono. Andiamo. Convogli. No. Andiamo. Siamo vice capitano. Vice capitano, andiamo. Vai col vice. Oddio, gli è sbagliato. Let's go. Andiamo. Andiamo in tribunale. Non ci hanno chiesto neanche di fare sicurezza. Nel ghetto. Cos'è che dobbiamo fare? No, ma non ci hanno neanche chiesto di far sicurezza in tribunale. Boh, che cazzo. Allora andiamo a blizzarlo noi, vai. Si inculassero da soli. Ma fra, vai solo lì a guardare quanta gente c'è. Sì, ovvio. Ma non adesso, quando inizia il processo. Ah, non c'è mai. Salve. Sto fattore. Salve. Salve. Oddio, c'è il Mimo. Andiamo a salutare il Mimo. Facciamo una multa al Mimo per eccesso di... Di mutazioni. Di gesti. Che cazzo di male. Mio Dio, mi sono vista un attimo. Oh, mi è girato la testa. Come va? Salve, lei è? Il Mimo. No, lei è nuovo in città, lei. Vabbè, comunque, salve signore. Sto bene? Zambi. Bene, ottimo. Salve. Oddio. Guardi, beva, mangia e beva pure, guardi. Venga qua. No, non è vero, è una bugia. Ma da episodio di Ferenze, ci credo, la mia vecchietta più figa di tutti, vabbè. Non è mica perfetto. Il mio buon feeling. Lavoro. Sì, è da prostata. Anche quello conta, eh. Io non te la cambio, però. La prossima. Che povero, povero, regalamela. Complimenti per il suo lavoro, ecco, che ne è stato tutto il giorno sulle strade, qua. Caldo, freddo, complimenti. Pannolino te l'ho cambiato su. Buon lavoro, Mimo, buon lavoro. Buon lavoro a Jenny Bionne. Ma lei è nuova in città, non l'ho mai vista? È meglio così, no? Vabbè, meglio. È meglio che non ha visto. Salve, tutto bene? E comunque sì, sono nuovo. Sì. E lei, quella che mi ha chiesto qualche giorno fa, ricordo... La Salma, sì, sono andata a parlare in ospedale e mi hanno detto di andare a parlare con il dottor Felice, insomma, e? Se non sbaglio. Salve.
Quindi, solo che ieri ci sono stati vari incidenti, quindi ero impegnato. Oggi c'è? E... non ne ho idea, in realtà. Sì, 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 l'ho visto, c'è oggi. Ah, ok, perfetto, quindi posso andare lì e... Sì, vada, si informi, ecco, ma in polizia gli hanno chiesto, gli hanno detto qualcosa da noi? Il del naso, signor agente. Il capitano paradetective, magari gli hanno detto qualcosa che ti serviva ancora o... Devo andare a controllare comunque, quindi... cioè devo andare a parlare con questo dottore, quindi la ringrazio. Sì, perché se poi il capitano ha bisogno di fare delle indagini ancora, mi sa che è un po' presa. Perfetto, perché mi hanno detto che era possibile ritirarla, quindi per questo... Ah, la polizia gli ha detto? Pane. E basta. Ma che pane? La polizia gli ha detto che poteva ritirarla? Sì, perché facendo avanti e dietro... Allora, perfetto, detto... vada pure. Va bene, quindi... comunque ho visto il dottore, cioè... Ah, ok. Va bene. Nonno, vuoi venire con me? Arrivederci a tutti, signori. Andiamo, come? Andiamo in ospedale un secondo, andiamo a vedere il dottor Felice, insomma. Vabbè, buon lavoro, Mimo, buon lavoro. Ok. E John, ci sentiamo dopo. Ti chiami John? Ah, bel nome, John. Ma quello che vende il pane ce l'ha il permesso di farlo? No, non ce l'ha. Cazzo ne sa. Aspetta, fermati. Orca troia! Ma che cazzo? Dove sei? Non avevo la cintura, sono davanti a te. Ah, e niente. Aia, porca. La gente. Affanculo. Gente. Oddio, dottore! Hai investito una persona. Ma come? No! Sta bene? Cazzo, ben di strada. Oddio. No. Dottore? Sì. Signore, sta bene? Signore, tutto bene? La testa, come la testa? Due giorni. Il gomito, secondo me un esame alla prostata passa tutto. Ah, ma allora... ma non è possibile. Ma io non c'entro niente. Oh, me l'ha preso sotto, dottore. Sono delle seci pedonali qua. Vabbè, ve la lascio risolvere. Ma cazzo le vede le strisce pedonali? Agenda, beh, è un bene che c'è il marciapiede. Marciapiede. Certo, marciapiede, ma questo è anche un ingresso per veicoli. Quindi diciamo. Sì, che questa... allora, signore, vuole esercimento di denunciare il medico? Vuole denunciare il medico? Sì. Ok, no, sì. Mi denunci, cazzo, chissà, mi arresto. Vabbè, dai, evitiamo la denuncia, dai, che povero medico. Arrivederci, signore. Ti riprenda. Sono povero. Vado in centrale se fa denuncia, arrivederci. Ma scusa, i vecchietti che si buttano a posto gli danno i soldi, io che non l'ho fatto apposta, no. No, me non l'hai fatto apposta, sei parato sotto la... E confermate che Furio viaggia ancora ricercato. E delle sceriffi. Non lo so. E delle sceriffi. È ricercato pure viaggio. Dici qua. Ok, è stato visto vicino al McKenzie, se qualcuno non ha niente da fare. Io non c'ho un cazzo da fare, vado io. Sì, no, io sono già qua, però... Sì, sì, vado in zona. Magari scende... Noi siamo zona Yellow Jack. Magari scende in autostrada, quindi controlliamo l'autostrada. Ok. Siamo già in autostrada. Facciamo. Bella. Vi ricordate che macchina, giusto? È una macchina non sportiva, una macchina... Una muscle nera. Esatto. Vabbè, io in RP l'ho visto, quindi so poi. Sì, io anche in RP l'ho visto. Perché hai cercato? Ha puntato una pistola dei medici per scappare dopo per non fare un TSO. Ed è stato mentale molto grave. Precario. Quindi è una persona un po' pericolosa. Esatto, sì. Per la comunità è pericolosa. Rideva perché avevo dato fuori io pelando il vestito. Eric Mike. È tornato Mike, è tornato. Però ma io avevo fatto amicizia il giorno prima di Wipardi. Mi sono rimasto di merda, mi sono visto Mike lì. Mi va giù. Mamma mia. Scorso web che andavamo a driftare. E ci fermavi ogni due secondi. Sì.
se permetti arrivo subito un secondo. Vai, vai. Oh, ma sto pure Biagi, cazzo. Vaffanculo, sei pure rotta. E pattuglia quella in autostrada, girate. Sì, sono io, sono a cambiare macchina. Ho rotto la macchina. Ah, arrivo. Chiamo meccanico, in caso venite voi. Chiamalo te. Sì, sì, venite intanto, però in se non risponde, ecco. Ah, beh. Ma chi è con quell'elicottero? Ma dov'è? Là. È un medico. Ma cosa sta facendo? Si guida un po' maluccio, guida, E tu ne sai, ecco. Ma cazzo guida? Guida proprio di merda. Vieni o... È meccanico, non risponde il mio collega un attimo. Ma chi è sto qua sopra? Perché ci guarda? Chiama l'ospedale, va. Chiedi sì. Perché c'è un elicottero. Qui Wilson, mi sentite via radio medici? C'è un elicottero che si vola sopra. Qualche persona può andare in centrale di polizia a dire 100 sciroppi, per favore, grazie mille, e metterli in cassa? C4. Grazie. Medici, c'è un vostro elicottero che ci vola sopra. Qualcosa riguardo? E io sì, però finché non... Emi, non lo so, perché... Sta già aspettando, vedi se c'è qualcuno. Ho fatto un incidente, passo con il vice capitano. Chiamo da te a fuori grevio, porca troia. Emily, non lo so. Vabbè, lascialo. Vabbè, è andato via ora. Se mi ricevete l'elicottero, siamo io, il direttore sanitario e un collega alla ricerca di una persona. 14. Lascialo. Il mio cavallo, il mio collega, un attimo. Svegliato. Ecco, l'ho svegliato, andiamo via. Comunque, se sono alla ricerca di una persona, non possono perché altrimenti sarebbe intralcio. Ma non so cosa stanno facendo, sinceramente. Sì, adesso voglio sentire chi cercano e me lo faccio dire. Perché esatto. Mi sa che cercano Furio. Ecco, se cercano Furio, allora digli che non possono. Chi è via radio? Medici, mi ricevete? Sono un agente all'SPD, mi ricevete? Sì, avanti. State cercando Furio? Sì, stiamo cercando Furio. Positivo, stanno cercando Furio. Interrompete subito le ricerche. Ricevuto, interrompiamo. Ci stanno intralciando un'operazione di polizia, stanno cercando una persona ricercata. Ma comunque, dicevo, un agente che va dal tribunale per acquisire le persone. Sì, sì. Urgentemente, grazie. Appena prendiamo gli sciroppi andiamo anche lì poi. Grazie mille. Faccio tutto io, il mio caro. Grazie, grazie. Ah, qui voi porgete con le ricerche, io e il collega andiamo per acquisire. Anzi, sì. Anticentrale voi? No, ma infatti sì, noi andiamo in centrale. Allora prendete gli sciroppi, andate in centrale voi. Io prendo la volante e corro su al... Sì, perché sennò inizia il 45, siamo 83 minuti e dobbiamo acquisire le persone, quindi... Dove è un meccanico? Non ha risposto alla mia chiamata. Ahia, vedo male. Sì, per fuori mangiami, non le mie orecchie, per fuori. Oggi il sole, penso di essere mutato.
Cosa stai mangiando? Cosa devo fare? No, niente, il pane è secco. Vabbè, noi andiamo, grazie mille. Arrivederci. Io penso di essere mutato. Niente. Intanto sto facendo un attentato, no, scherzo. Andiamo. Mi dissocio. Speriamo che riuscire a prendere almeno la macchina. Questa macchina? Riuscire a prendere la macchina? Ah, oh, sì, che culo. Aspetta un attimo, no, che buggata sta macchina senza la peggiante. Adesso dai, non me la tira fuori, non me la tira fuori. Ok, veramente. Oh, che bello, proprio quei lampeggianti strafighissimi. No. Adamuno va al tribunale, miei cari. 10:04, grazie mille. Adesso vorrei rispondere la... Vuoi rispondere una cosa, ma non lo faccio, perché sennò è per un RP brutto, cioè un RP brutto farlo. Rispondere io certo, mio caro. Eh? Certo, my love, voglio dirle, però ecco, è un po' esagerato in radio. No, ma tu devi sapere che io e Cornelio se ne RP, io e Icaro se ne RP abbiamo un rapporto stretto, cioè io e Cornelio ci chiamiamo di nome a vicenda e bello sul parcheggio. Già, e poi dopo ma che cazzo sta perquisendo la gente, scusami. Chiudiamo gli spazi. Lo sceriffo. Salve. Signori, c'è il signore che si vuole far palpare. Lui? Mi dispiace davvero. Mi rifiuta. Ma... Allora io. Bravo. Tu sei che capisci. Niente armi. No. C'ho il ferro. C'ho Fier. C'ho Fier. Venga, si faccia controllare. Arrivo subito per dentro io. Me lo tocchi tu. Cioè... Sì, mamma sì. Mamma mia, terrificante la cosa che ho sentito. Salve. Ok, puoi entrare. No, fa lo stesso, lei è un medico. Giudice è dentro? Ecco, come? Scusi, il giudice è dentro? No, deve ancora arrivare. In ritardo? Buongiorno. Salve. Vabbè. McKenzie, è dall'altra parte, che c'è un gioco delle persone. Qui a Rab 2 c'è qualcuno nella piantagione del McKenzie. Ehi, Waves, devi stare tu qui, io voglio andare via. No, la pettino io la sto scappando a piedi. Ricevuto, sto arrivando. Vai, parti a 1000. Vabbè, che distruggo tutte le macchine. Ma che cazzo ti prendo? Sì, Adam 1, c'è Waves tanto al tribunale in emergenza, veniamo lì. Sì, Adam 3, siamo all'entrata dell'autostrada, ci stiamo dirigendo a... Ma quanto era buggato con l'NPC? Aggiornamenti, capitano? Sto a piedi... Ma ce l'hai, giusto? Ce l'ho in vista. Perfetto. Continua, stiamo arrivando. Si fermi. Mi raccomando, taser. Yes, but I'm free. Io sono sopravvissuto grazie al taser, devo dire, cioè veramente. No, una volta grazie, durante la sparatoria con la gang 2, tra gang 1 e gang 2, sono sopravvissuto grazie al taser io. Ti sei messo a sparare col taser a tutti? No, stavo seguendo Michele Pellò, no? Allora, ho detto rischio, switch pistola a taser. Stiamo tornando verso la parte abitata. Ho detto rischio, switch pistola a taser e in caso lo perdo, ecco, ho detto. Vedi, però rischio. Allora, siamo noi sul posto. Allora, switch taser, prendo il taser. Tempo arrivare a un angolo, Michele Pellò volta l'angolo. Torna indietro con lo sweeper, gira, torna indietro con lo sweeper, gira, mi spara, io lo tesero, cara a terra. No. L'uomo a netto arriva a Tetra Gamer con lo sweeper dall'altra parte della strada, mi spara due colpi, mi liscia, mi ferisce, diciamo, mi lascia con mezza vita, corro in un cerco di riparo, informazioni di radio, tira giù Michele Pellò per sbaglio, devo bloccare la live un attimo perché non posso vedere il punto. Ancora? Ci sono? Dove siete? No, siamo sul ponte. Siamo sul posto. Sotto il ponte. Già sulla strada. Sotto il ponte. All'lago, 10:04. All'lago, allora. Tira giù Michele. Vicino al posto del triathlon. Tira giù Michele Pellò dal. Ce l'ho a piedi, ce l'ho ancora. Ma lo stai ancora seguendo a piedi? Sì. Ma stai andando in direzione Sandy? No, direzione sì, Sandy Shores adesso. 10:04, c'è cioè, tipo quei coni giganti. L'acqua? Quei coni giganti circa? Prendiamo la barca allora. Sparano, sparato io col colpo
in acqua. Se vai più avanti possiamo prendere le barche qua. No, non possiamo. Non sparate, non sparate. Non vi vedo, semplicemente, non posso sparare. Siamo in mezzo al lago. Ah, bella merda. È dentro, chi si chiede? Dai, buttiamoci, dai, dai, si nuota, signori! Ma bom. Vaffanculo, non usi l'arma, io non vado in acqua, non mi dispiace, signorini, io vado col vice. Ho detto in mano. Lago, aspettatelo dalla parte dove ci sono i posti a vedere rossi. Perché avete settato il Whisper 2 su fuori servizio? Che ne so io. Whisper 2? Ma stanno scappando in zona Sandy Shores. Dove vi trovate? Capitano, ci riceve? Dove siete voi? Stiamo facendo il giro del lago. Non può rispondervi in mezzo al lago. Stiamo facendo il giro del lago. Ok, aspettalo dalla parte dei gonfiabili rossi. Credo che risalga da lì. Gonfiabili rossi sarebbe... Gonfiabili rossi sarebbe... Ah, quindi torna indietro secondo te? Io sto andando a prendere la macchina che la tu torna indietro, io sto dalla parte... 24. Ecco, Dove? Sulla spiaggia. Quale? Da che lato? Vicino ai gonfiabili rossi, sta scappando a piedi. Zona ma è Sandy quindi? È Sandy o... No, ma vicino al Mackenzie, vicino a Sandy, i gonfiabili rossi per andare verso il Mackenzie. Io sono qua, nella parte di Sandy ci sono i gonfiabili due, rossi. Sono due. No, siamo noi! Dove? Siamo noi, siete voi? Sì. Ma dov'è che sono? Ma io non l'ho capito. Dove sono i gonfiabili rossi? È andato via, non lo so. Ah no, eccolo qua. Ma che cazzo? Cosa? Vai, vabbè, continua. Signori, l'ho perso, mi sa. Ti diamo un caso? No, dovrebbe essere ancora in mezzo al lago. Fate il giro di tutto il lago. Ma non si può prendere le barche e andare via, prendi barca pura. Ci sono delle barche, c'è un blip delle barche qua. Sì. Ma se no requisiamo un elicottero a Mackenzie. Ma non... Si requisisce l'elicottero a Mackenzie? Se c'è un dipendente. Se c'è un dipendente requisiamo... Abbiamo una barca in mezzo al lago, la stiamo seguendo. Barca? Sì, una barca. No, barca non c'è nessuno. Bianca con il pesce rosso. Beh, da questo lato. Direzione sta barca? È direzione il negozio di quello vicino a Sandy Shores. Vestiti? Praticamente è un negozio sul ponte, non so come chiamarlo adesso. Un negozio? La gas station sul ponte. Sì, quello lì, stava lì, destra. Gas station sul ponte, dove cazzo è? Ma come gas station sul ponte? Sì, questa qui, dove siamo noi? Poco fa era in barca, quindi ho controllato una barca. Ragazzi, il lago è chiuso, quindi... Eccolo! Dov'è? Si fermi! Dov'è? Chiamata, chi è sul posto? No, l'abbiamo trovato. Posizione? Oh, mi sono già un po' i coglioni sta cosa. Oh. Posizione ignota. Radio, mi ricevete? Vediamo, l'abbiamo trovato. Dove? Posizione. Faccio chiamata? Sì. Serve solo la casa di Trevor, non serve più. Cercate l'altro, ne manca uno. No, era il suo. Ah. Ma dove cazzo sono? Bella domanda. Tu c'è da portare il sospettato e l'ho testato dentro... Ma c'è dovuto esplodere. Si sarà fatto esplodere il sospetto. Questo?
Vabbè, vaffanculo, me ne vado a tribunale. Ma preferisco vedermi il processo. Ciao Mauro. Ho un lampeggiante rotto davanti. Sti cazzo. Sì, si è ancora avanti, si può andare ancora avanti. E ora viene ad andare piano. Chiamo Waves un attimo, donna. A, B, C, D, F, G, H, I, N, J, L, M, Michael Waves, ecco qua. Waves, senti. Pronto, sono l'agente Waves. Sì, lo so. Comunque, sei al tribunale? Eh beh. Ok, è tutto a posto, è atto giudice? Come sta per esplodere? È atto giudice? Giudice no, non è arrivato. Cioè, ma dovrà essere i 45 del processo? 55, tra un okay. Minuto sul sicuro. Vai, collega, vai. Io non vedo il posto. La saluto. Vabbè, sta arrivando lì per... Sono occupato a parlare con dei colleghi più simpatici di lei. Grazie, Wilson, è molto gentile. Prego, signorina Wilson. Sta arrivando sul posto, ciao. Guida tu. Altri una. Ho processo Connor Darcy, Mauro, Connor Darcy. Sono sotto sceriffo nella sceriferia del Blaine County. Vado di sirene o andiamo civilmente? Vai normalmente. Vabbè, normalmente vado veloce senza sirene. Esatto. Come me ne sono morto, meno male, non puoi mai dato una persona persone oggi, Mauro. Mi dispiace sinceramente per loro perché erano miei amici, erano molto miei amici. Wilson, però ancora... Però non te ne è fregato un cazzo. Ma riuscire me ne sono accorto adesso, lo so. Cazzo, riuscire mi dispiace, porca troia, la Lexus. Dovevi darmi la Lexus, bastardo. Ti sei dimenticato di darmi la Lexus. Hai detto te la do anche se è stramodificata e poterla ma poi io ho contattato gli admin, mi hanno detto che non te la potevo dare. Ma erano... E le altre macchine, tipo la bella Ferrari, questa da Carlo? No? Sì, era. Sì, da Carlo. Che poi gli hanno seguito la vita, adesso ne dei guardi stato, ma che bel regalo. Il vice capitano del tuo servizio sotto solo. Qualche pattuglia disponibile? Facciamo venire con noi. C'è la Detective Rivera, se vuoi. Ma detective sta... Però lo facciamo roba da detective. Lo facciamo venire da noi? Che almeno ci no. No. Ah sì, sì, ah, sì. Ti farò venire al tribunale. Vieni al tribunale con una pattuglia da solo. Dai, qua con noi. Arrivo. Capitano, tu hai già un partner, giusto? Quindi... Cioè, non me lo prendo io. Ah, noi due siamo dentro e lui sta fuori. Sì, ovvio. No, era sotto me. Era 98 all'ora quello lì. E chi se ne frega. Andiamo al tribunale che è più bello vedere processi. Esplodere pure. Aspetta, non parcheggiamo sulle strisce che per un po' la cazzo. Parcheggio rientro a parcheggio allora. Comunque no, più... Vabbè, quello ora è proprio una multa. Quindi sì. Sbarra in parcheggio. Proveremo adesso Marco. Cioè... Ok, posso. Quindi chi aveva il faggio bluissimo proprio? No. Wilson, ma riesci a venire qua per visire? Sono già qua, devo farmi fare la strada. Ok. Buonasera. Buonasera. È stato un movimento volontario, non volevo andare via. No, è più bello la radio. Gustavo. Vabbè. Usa solo la LSPD però come radio. Che devi stare fuori e perquisisci finché non arriva Artic. Ok. Buonasera. Già arrivato la radio. Il poliziotto se doveva chiamare gli agenti per fare le perquisizioni. Salve. Buonasera, giuria.
signora niente. Incroci le braccia che ti ha un problemito. Salve. Buonasera, Meredith. È la giuria questa? Buonasera. Sì. Ok. Io la niente non lo vedo. Mi vede a me? Vero? Sì. Sì, a Emily sì la vedo, ma l'altro niente non lo vedo. Ma quale non vede? Waves? Il microfono disattivato. No. Waves, è bianco. Comunque voi della sicurezza potete mettervi tranquillamente all'entrata oppure dietro. Chi sta parlando? Il signor della giuria. Signore della giuria. Ah, qua. Le panchine, penso. Ah, sì. Non dietro. So se il giudice vi farà stare qui. No, non penso, infatti devo metterci lì. Ah, boh, ma è che cambia niente. E lui è il giudice, questo pelato? Ah, no. Non c'è la faccia del giudice. Ma il giudice è in ritardo, sbaglio, che ore sono? Sì, sono le... Eh sì, sono le 21:58. E sei in ritardo? Gustavo sparisce ogni tanto? Gustavo? Io mi leggo un ebook. Perché Gustavo? Salve. Oh, ok, lui non ha niente, può entrare. Salve. Salve. Che venga pure. Allora, sono già stato perquisito. Ho provato a entrare 3 volte nel tribunale, ma mi sa che sono interdetto dai pubblici uffici. Con me. Cosa? No, grazie. Okay. Ci vuole fumare un bombolone con me. Ok, riprovo per l'ultima volta. Luke! Ciao, Gerald. Riesci a farmi un'assicurazione veloce o facciamo dopo, con calma? Ma vieni qua, prima che entri. Più che altro è che mi sa che non ho niente, okay, da... Devo andare a prelevare. Sì. Vabbè, facciamo dopo. Dopo? Dai. Sì, facendo dopo. Che vedo il tribunale adesso. Ciao. Quindi agente, nessun bombolone. Abbiamo fumo io. Io ti devo dare le armi a Gustavo poi. Sì. Il giudice è in ritardo. Salve. Salve. Devo perquisirla. Prego. Che mi faccio solo controllare. Ma gente, già sei pieno a rapporto. Sì, deve così le persone, controlli che non hanno delle armi, ma sono come si Taser quello che ha. Sì, io sono titolare di business, sì, cioè Taser. Deve smontarlo perché non si può portare le armi all'interno. Veramente le altre volte mi hanno fatto sempre passare. Ma le altre volte hanno sbagliato. L'ultima volta che ho lasciato un coltello non mi è stato più tornato. Lo lasci in macchina, ti conviene lì. Lo porti in macchina. Attilio. Si può girare? Greve, arrivo subito. Vado un attimo, FK, vado un attimo, vedo cosa. Allora, camicia. Piano. Sì. Ok. Andiamo qua nei pantaloni. Ehi, piano. Si può girare? Sto facendo più piano che posso. No, mi tocchi gli app. Vediamo qua. Ok, perfetto, può andare. Grazie. L'agente Besolino, rimaniamo io e te qua fuori. Ma io sono l'agente. No, io sono l'agente di Asepino. E tu sei l'agente. Io sono l'agente di Asepino e tu sei l'agente Benzolino. Va bene, l'agente di Asepino, mi scusi. Sì. Tanto lei è un mio sottomesso, perché io sono capo lavacessi e lei è un lavacessi. Guardi, fino a prova contraria non ho mai lavorato per pulire un cesso. Ah, ne è sicuro? Sicuro. Non riesco a guardarti con tutta questa serietà. Perché? Perché sembri strano. Aspetta, c'ho una cosa per farti cambiare idea. E svegliati col giudice! Ah. Adesso... Male che non ci ha visto nessuno, va. C'è ancora a ridere. Quindi entrare in polizia ti ha reso serio? Sono sempre stato serio. Io mi sono sempre chiamato Levi. No. Cosa? No, ho detto... mi stava venendo un nome a caso e mi è venuto questo. Io mi dissocio forte. Io... Arrivederci, no scherzo. Ma... Ciao. No, no scherzo, mi metto solo... No, ma...
assoluto militare. Anzi, è quello meglio così. No, aspetta, siamo le due guardie del tribunale. Mettiti a fianco a me. Lascia un po' di spazio in mezzo. È iniziato? No, a destra. Ancora non è iniziato, giudice, sarà in ritardo. No, controlli tu. Wilson, posso andare a vedere il processo? No, tu no. Mi sei con me fuori controllo. Può guardare dalla mia bodycam. Ecco, su. Sbarriamo l'entrata. Ma allora entri. Sperando che non duri più delle 10:40. Sbarra l'entrata, che ha detto. Ah, sì, scusi. Il giudice è straritardo. Posizione X. Non faremo nemmeno entrare. Vabbè, facciamo così e passo. Ma, no, quello lì non ma, si può fare. Ma... ciao, Marcia. Ma il giudice ancora non è arrivato. Giuria. Non diventi rosso, stia tranquillo. Waves? Ma il giudice? Sì. Non sono già rosso, tranquillo. E giudice? Chiamo, non rispondo. Cioè. Ma sta rapina? No, saranno comunque 8 ore. Sì. Non 12. Sì, sì. No. Il giubbotto mi fa sempre difetto. Orca. Andiamo. Emily, dovevo andare. Emily, un permesso. Ottimo, andiamo. Corri. Sbaglia. Corri. Wilson piacciono le scale di Marife. Vedi tu? Vedo io? Vedi sì, tu. Vedi tu. Non ho capito un cazzo. Dov'è? Devi dare. Siamo messo già la posizione, vai. Vai, sì, ne spiegate. Corri. Non andare lì a sparare. Sposto tutti in tac. Sei di merda. Sei entrato nel canale. Un utente è stato spostato. Raggiungo la posizione nel mio è stato spostato nel tuo canale. Utente è stato spostato. Come facciamo con la rapina? Utente è stato spostato. Ci andiamo. Utente è stato spostato nel tuo canale. Attenzione. È stato spostato nel tuo canale. Rapina. Dov'è? Sfiga, non però sceriffi, vi sposto su. Dov'è, no, ragazzi? Li mette giù allora, a posto. Arriviamo noi. Dov'è la rapina? No, vi sposto io, posso? Qualcuno è ancora in centrale che ci porta delle carabine. Io. Mi dite dov'è la rapina? Al mappa numero 817. Io, porta due carabine. All'817. Spegnete le sirene così non sentono, magari non scappano. Ah, io. Allora, che succede? Ecco, corri, che sta scappando. Corri. Ma dov'è più o meno? È finita, corri, veloce, perché è veloce. Vai. Qualcuno è già arrivato. Più la macchina intanto. Ma su e giù dov'è? Ascendi. Siamo quasi. Che... Vai, corri. Eccolo lì su, l'ho visto. Dritto, corri. Vai, scappa. Dove? Dritti, sarà prossimo verso Sandy. Metti le sirene. Sì, in macchina. Però non abbia curvato per di qua. Vai. Giù, allora, era un sub nero. Ok, adesso okay, andiamo in calma. Speriamo non delle informazioni chiare, per favore. Ce l'avete o l'avete non lo vedo più io, però spero. No, ecco, dai. Sì, lo vedo. Ecco. Lo vedo. Oddio, ho forzato tantissimo. E sta andando avanti. Zancudo, prosegue destra verso dove c'è l'entrata del Zancudo. Sul ponte dove c'è Zancudo. Sale verso la montagna dopo Zancudo. Ha un dubsta, quindi va velocissimo. Fai una chiamata anche se sei passeggero. Sì. Informazioni per fuori chiare. E su, in alto. Non lo vedo. Ok, gira a destra. Verso zona destra. Ha girato a destra verso la. Verso Vinewood. No, penso. Non frena. No. Sto a zona Vinewood io. Porco. Aspetta che sto. È verso destra. Dove? Vai. Ecco, sinistra. Verso miniera. Destra. Vai miniera. Grave, cazzo, quindi sempre cazzo. Bene, porca troia, allora. Eccolo, ho perso, abbiamo rotto con la macchina, non porca puttana. Finiste cazzo di sirene, porco due. Ora. Miniera, l'ultimo di colore. Che colore è? Esatto. Un dubsta grigio. Ok, signore, siamo noi,
stiamo andando dall'altra parte, probabilmente li prendiamo noi con calma. Basta che non ci panichiamo tutti, non bestemmiare, non dite parolacce. Guarda, stiamo tranquilli. Cazzo. Tranquillo. No, ditemi che c'è qualcuno in live anche qua. Niente. Più parolacce, cazzo. Oh cazzo. Calma, tanto una rapina, non è che te la ragazzi. La stanno facendo io, però. Fermati, fermati Crown, fermati Crown. Io sono agitato. Siamo pieni, vai, siamo pieni. Via, via allora. Eccolo, abbiamo noi, ce l'abbiamo noi. Dove siete? Puente Blanca, l'ho detto, lo prendevamo. Madonna, come siete finiti là? Quanto cazzo va quella macchina? Oh, lasciala sta Cristo di macchina. Punto. No, 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 vai, vai, tutto. L'abbiamo perso di vista, ve lo dico, Niente. Fuente Blanca, ancora davanti proprio Fuente Blanca, siamo passati adesso. Devi correre. Dove sta questo? Si è spostato in non ci sta. Ok, ce l'abbiamo, frena. Ok, dove siete? Ci siamo a destra. Da Fuente Blanca, non verso la città, sulla stradina. Ok, ho capito, ho messo il punto. Vai dritto. Madonna, non gira sta roba. La strada parallela alla Fuente Blanca. Invece di andare a sinistra, a destra siamo andati a sinistra. Ce la troviamo davanti, se ti sveglio, lo dico. Io sono a Vinewood. Siamo vicino alla scritta di Vinewood adesso. Tipo vai a qualche quarto. Vai avanti. L'abbiamo. Ah, io ho fatto. Eccolo. Io ho fatto. Chiama. Che non fai chiamato. Mani in alto. Signore, mani in alto. Dove cazzo di vedi? Mani in alto. Raga, una chiamata uno. Sì, sono verso la scritta di Vinewood. Che era un arresto per rapina, ogni cosa che dirà sarà usato contro il tribunale. La macchina, per favore. Ha il diritto di stare in silenzio. Addirittura avvocato, se non se lo può permettere in contro d'ufficio. La macchina contro la macchina, contro la macchina. Torno in tribunale. Mani ragazzi sul veicolo. Madonna ragazzi, sapevo che lo contrastavo da sto lato, io lo sapevo cazzo. Bravo, non penso siano qua ragazzi. Un attimo. Non mi dite che sono rotto. Sono centrale. Dai, ma io non ci credo, abbiamo sfondato 4 volanti. Ragazzi, una chiamata è un po' curso di questa cosa, ha detto di mettere in silenzio il mimo. Tanto il curso è stato. No, Frank, no. E io come lo interrogo? Signore, siete alla rapina? Sei riuscito a chiamare? No, non c'è più rapina. Che mi sono fatto male. Capitano, poi vieni in centrale? Sì, arrivo in centrale. Il mimo. Cioè, chi hai usato quella stavo salendo. Chiamo la portiera adesso, posso dire anche davanti, prego. Venga, signore. Ditemi in silenzio al mimo. Lascio la cintura, eh. Regali, vado a scrivere le robe sul foglietto e va a fare. Ok, perfetto. No raga, ve lo fate voi l'interrogatorio del mimo, io mi dissocio. Ah, io non sono detective. No, col cazzo. Che botta ragazzi. Col cazzo proprio che faccio interrogatorio al mimo. Ti porti in tribunale per favore. Fagli spostare la macchina. No, andiamo in centrale. Torna in centrale e prendi gli avanti. Vabbè, vi risposto tutti, vi risposto tutti. Possiamo prenderli in pala. Ma l'altro dov'è, raga? C'è bisogno delle sirene, ragazzi, non c'è più. Ma chi l'ha messo? No, si è sentito delle sirene. Raga, ma l'altro dov'è? Possiamo non prendere quella macchina di merda che non curva e non sterza? È meglio l'impala. Che poi si è rotta, no. Che ero fermo e l'NPC capitano, se vuole, io sono il detective 1. E infatti adesso ci stiamo portando due persone ad interrogare il centrale. Uno è un mimo, si diverte. L'altro invece che fino a fatto? Libera, quello lì è interrogato? Sì, e dovrei parlare perché c'è una novità. Ok, stiamo arrivando in centrale, li portiamo questi qui e mi parli. Lui è ancora in centrale? Sì, ho chiuso la porta. Perfetto. Madonna, Manix, ci sono un sacco di casino. Inseguimenti, macchine che non si fermano. Giusto la live. Dai. Sto perdendo molto fuori. Mi ha arrestato anche Manix oggi. Ha aspettato troppo il mimo per fare la rapina. Non l'ho visto poi io. Mi ha il veicolo d'ordinanza questo. Ovvio, parcheggialo. Parcheggio qua sopra. Stop. Oh. Dai, prendi la macchina e lo parcheggio civilmente. Mi lancio giù. Posto. Ah, che deve, ti dice Manix che non l'hanno arrestato,
rapido. Si è mutato. Ragazzi, sto inseguendo una persona a piedi. Porca. Ma come? Dove? Vicino al tequila, avevo una macchina che andava veloce, l'ho fermata e sta scappando a piedi, sono a fianco al tequila quasi, più o meno. Vabbè, sto indietro, dai su. Ah, c'ha già il 16, va. Mi ha mandato la posizione, sto scappando a piedi. Ci va. Sì, che bella. Andiamo. Ma che cazzo? Verso che direzione sta scappando? Verso la Pacific Bank o verso le case? Si sta fermando, ho fermato. Si è fermato? Sì. Procedete con quello che volete per decidere. Andiamo e rubiamo io. No, no. Potrei farlo con la sergente, però non voglio. Potrebbe bene arrivare, andiamo a fare stronzi, dai. Ce lo prendiamo noi. No, potrei farlo la sergente. Andiamo a rubargli gli arresto. Ragazzi, è furio, mi sembra. Sto arrivando sul posto, manda la posizione aggiornata. No, l'ho bloccato. Manda la posizione aggiornata, ti ripeto. Dove ho mandato la posizione? Ah, PC4. Ti rivedete sul posto, sto arrivando. Va bene. E rinculiamo. Ovvio, se è un caso tipo come Furio me lo prendo. Ma fa cofo, non lo registrerà mai che mi provavano a capitano. C'è bisogno di 20 pattuglie, ragazzi. Lo sono solo male. Io, 20 pattuglie è un cavolo. Ho sentito delle altre sirene rispetto alle tue. Vabbè, fatemi passare. Stop, okay. Fine della corsa, signore. Ok, è arrivato il trasporto. Prego, salga. Allora, il signore lo chiuso le sirene. Per metterci. Si vede la cintura, andiamo in centrale. Come spiega lì? Andiamo. Sali con me. Hai visto com'è facile? Track, peso, salita. Chi è, signore? La macchina distrutta. Chi è lei? Chi sono io? Ma chi è lei? Sono il sergente Wilson. Sono sempre cittadino che deve cagare. Sì, e corre. E scappa. Corre quando va al bagno. A chi scappo? Cosa? Capo, signor, parlerà la gente. Deve ancora dover fare i suoi bisogni fisiologici. Sì, devo cagare. Bisogni fisiologici, ok, va bene. Ci sono degli ottimi bagni in centrale. Esatto. Esiste pure un. Potrà, diciamo, testo. Fare i suoi bisogni in centrale. Ragazzi, stiamo seguendo una macchina. Mi portava a cagare in centrale. Si dirige verso la città. Ah, poi inseguitela e. Tipo 300. No, va a 300, è difficile. No. Vabbè, se ce la fate, ce la fate. Noi stiamo portando in centrale. Va bene. Se la perdete, venite in centrale. Sì. Mi scusi, qual è il suo nome e cognome? Chi è lei? Sempre il cittadino. Vabbè, è andato proprio nei documenti, quindi. Non c'è fretta. Com'è questo veicolo qua dietro? Ah, che ne so io. Metti adesso con l'aiuto del cadetto, così mi promuovono. Dicono, ah, fa qualcosa. Ma che. Ma se. Bene, lascia la cintura cadetto, lo porti. No. Sai come si fa? Sì. Allora, ma che cazzo? Dove che. Ok, scenda pure. Ah, perfetto. Bene. Perfetto, venga. A massimo 150. Sì. E quanto si rigava? Ah. Allora, salve, ci abbiamo altre persone noi. Minimo 30. Sì. Prego, di sotto, di fondo, prego. Minimo 30.000? Quanta gente abbiamo? Okay. Va bene. Vabbè, noi ci prendiamo questa. E dove andiamo? Attendete. Tutti qui in fondo, un attimo. Qui. Non col Mimo! No, il Mimo no. Dico prego dentro. No, qui. Signore, qui dentro questa. Lei. Sì,
qua. Vabbè, vabbè, diamo precedenza a loro due. Prego, signori Mimo e l'altro signore. Entrate dentro, prego. Grazie. Il signore qui aspetta. Non è col cappuccio, aspetta. Ma gioco, venga qui. Fatto a Fuji? Sì, si recupera il detective di voi. Allora, Caretto, mi aggiorni sul, sul signore qui presente. Allora, cosa ha fatto? Procedo a prendere i documenti. Sì, procedo a prendere i documenti intanto lei. Mi dica, cosa ha fatto lei? Dov'è allora, che il signore stava andando una velocità oltre i limiti di velocità, quindi io l'ho fermato per un normalissimo traffic stop. Però alla sirena non si è fermato ed è scappato. Il signor Furio... Macchina, piedi. No, no, è in macchina era. Ha fatto un incidente, è sceso dalla macchina e è andato a correre in un vicoletto. Oddio, in un vicoletto. Mi rimetto il documento in tasca. Perfetto, va bene. Eccole. Ottimo. Qualche accento? Sì, è il signor Furio. No. Ah, ottimo. Carnagione, ottimo. Vede, per ottimo caso? Ottimo, che... mi devo ancora cagare. Che ca... ah, vado io. Ehi, signori? È entrato Biagi. Biagi, dov'è? Qua. Allora. Invece c'è l'altro interrogatorio da fare, tanto questo si occupa il capitano, mi piace quelli della rapina. Andiamo un po', ma che altro domanda li potrei fare? Oh, vabbè, quindi, quando, cioè, quando loro ti contattano... Di Furio Biagi veniva occupate voi? Sì. Se vuoi, sì, sì. Ok, di Furio Biagi vi occupate ne voi, io mi quanto più o meno random è stata la cosa? Sì, vabbè, prendiamoci la stanza per un'altra stanza, venga, venga. Variare da tre volte alla settimana... Capitano, io vado a parlare con gli altri persone. Mi scusi per la sala alternativa, purtroppo abbiamo solo questa. Allora, cioè vuole andare al bagno? Sì. Ha detto accompagnate al bagno, signore, e poi tornate di sotto. Va bene. Andiamo a quelli di sopra. Arrivo. Sì, sì, quelli sopra, quelli sopra. Dipartimento di Polizia Los Santos, mi dica. Salve, sono il dottor Branca Cavallo, la persona che aveva firmato per il TSO per Furio Biagi. Vogliamo sapere come procedono i ricercamenti. Ricerche? Il Furio Biagi è stato trovato, l'abbiamo trovato in centrale, è stato portato qui perché è scappato dalla pattuglia. Prima, allora, effettueremo questo, diciamo... Beh, dove si trova adesso? Mi scusi, no? Siamo per salire le scale della centrale, tra poco arriviamo nell'atrio. Sì, il Furio Biagio deve andare a fare i suoi bisogni fisiologici. Ho capito. Siamo qui nel lato della centrale, guardi, sono dietro di lei. Venga, venga, entrate pure, entrate pure. Okay. Grazie. Andiamo di qua così dopo. Venga, venga. Si diverte. Guardi, dottore, buongiorno. Il signor Furio Biagio stanno a fare i suoi bisogni fisiologici, quindi... attendiamo un attimo che faccia i suoi bisogni, diciamo che deve fare, e poi molto spero. Volete procedere con il TSO e in seguito quello procederemo con l'arresto, perché diciamo la parte è portato vari reati. Ok, scendo pure qua. Poi allora, il che la smanetto la devo... beh, non lo so, esattamente vedrò, deciderò se procedere prima con il TSO o prima con la carcerazione. Va bene. Mi confronto un attimo con i colleghi, vedo come procedere in caso vi facciamo sapere, ok? Si confronta. Allora le chiedo di smontare il caricatore e di consegnarmela. Intanto vediamo che... secondo, mi allontano un secondo. Tu intanto fallo uscire dal bagno, andiamo a nettarlo poi. E poi dopo lo fai scendere di nuovo. Ok. Si scelgo il bagno che più le piace. È aperto? Ma aspetta un attimo. È aperto? Ma che cazzo? Ma sì, sì, qui è aperto. Sì. Cornelius. Sì. Non ha fatto come me, chi di nuovo. Cos'era un attimo? Che Cristo, pronto, Anthony, dimmi. Sento una cosa, c'è il capitano? Sì, c'è in centrale. Ah, in centrale, allora sto avvicinando. Puoi perfetto, dire che sto arrivando? Stai? Sto arrivando con il signor Stipapa. Vabbè, ti ringrazio. Cornelius, fermo una... Cornelius... No, tanto ci penserà... Cornelius... si gira pure... No, è al bagno, al bagno, Ci vede in campo che pure... Cornelius, fermo un attimo. Posso parlarti?
No. Oddio. No, urgente. Sigilli che... Con il signor Biagi procedo prima a fare il TSO o prima incarcerarlo? Okay. Prima il TSO e poi incarcerarlo. Seconda cosa. Perfetto, torniamo... Dovete, sì. Bravo, sì. Dovete portare questo signore qui a carcere massima sicurezza e dargli 35 mesi. Ah, signore qui, ok. E capo gli altri? E gli altri stanno ancora interrogando. Ok, ma ci sarà bisogno di un giudice per oltre 25 mesi. È ancora il tribunale il giudice? Non ne ho idea, lo chiamo. Salve. Avete il numero del giudice? Sì, lo contatto. No, io no. Grazie. Ragazzi. E invece al signor Furio. Oh, aia, i miei, i miei occhiali. Al signor Furio quanti mesi deve andarli dopo il TSO? Vediamo in passato. Sì, è fuga dalla polizia. Sì, 24, allora sono. Però è vero, diciamo, anche una specie di latitudine. Sì. No, sono solo i mesi di fuga dalla polizia. Ah, già. Però ha puntato un'arma a qualcuno. Ha puntato l'arma al medico. Capitano. Se non c'è luce, non possiamo portarlo dentro. Sì. Questa storia. Esatto, finché c'è giudice città, ma non può fare lui un processo. Come facciamo se il giudice sta. Aspettiamo. Ma il signore. E se poi il giudice viene a saperlo, poi si incazza con te. Ho capito. Che regole sono queste? Vabbè, niente, io lo voglio dire del signore che deve aspettare. Cioè. Vabbè, allora da adesso in poi tutti i minuti che aspetterà il signore. No, che sinceramente poi arrivo a 20 minuti, arrivo e lo metto qui. Te lo dico. 20. Comunque, incorruttibile. Esatto. Comunque, sta soltanto peggiorando la tua situazione. Va bene. Chiamo il giudice, intanto io. Sì. No. Però spero che non sia il processo in questo momento. Signori, fatelo accomodare un attimino. Dategli qualcosa da mangiare, da bere. No, smanettatelo. Sì, sì, ovvio. Signore, vuole un avvocato? Come no, scusi, non vuole un avvocato. Cosa? Che c'è? Dove si trova il signor Furio? No, beh, niente, ne parliamo dopo. Entri in bagno. Sei già. Procedo a smanettare. Mi sa che sta facendo un processo in questo momento. Ho capito. Vabbè, le scrivo un messaggio. Vabbè, gli metto 20 mesi. Dai, mi sono rotto il cazzo. No, aspetta. È qui. Bene, che torniamo di sotto. Ma di spanettate questo signore, dai qualcosa da mangiare. Abbiamo 3 persone da 5 persone. Salve. Tenga qualcosa da mangiare. Come fa a mangiare con le mani? Le spiego la situazione. Allora. Capitano, lei vede tutto, eh. Ma. Sì, vabbè. Ma due, va. Adesso. Vabbè, niente, non ho arresto di massa. Arresto il capitano, io qua. Allora, signor Beers, okay, mi stia a sentire. Ci penso io. Allora, gli sono stati attribuiti 40 mesi, ok? Uno sconto di pena di 20 mesi per le informazioni che ci ha dato, visto che erano informazioni che comunque ci ha già dato, però approfondito, ok? Non possiamo portarlo al carcere di massima sicurezza adesso, perché ci sta il giudice che non può vedere il caso, quindi non possiamo portarlo al carcere di massima sicurezza. Resterà qui. Ok, dal momento all'altro, ok, sperando si libera il giudice, la portiamo. Altrimenti, adesso sono le 22:26. Se passano 20 minuti, ok, quindi semplicemente la facciamo sostare in centrale, ok? Altrimenti la dobbiamo portare di lì. Quindi deve aspettare qui, purtroppo. Mi dispiace, è come se stessi in casa. Praticamente di polizia di Santa Spedica. Ciao Emily, sono qui a... È molto occupato, li devo tenere sopra. Vabbè, dobbiamo aspettare. Molto. Ah, vabbè, allora ce ne andiamo. Sì, chiamate più tardi. Ciao. Emily. Allora, portate al signore, aspettiamo un attimo. Quando si fa una salta aspetterà 20 minuti, altrimenti non si può mettere in carcere qui. No, non si può fare. Oltre i 20 mesi sono... insomma, da portare al carcere di Bolingbrook. Siccome il giudice non risponde, siccome le presenze del giudice, altrimenti se no poi mi taglia le mani, aspetterà qui per 20 minuti, se dopo 20 minuti il giudice non risponde la metteremo qui. Molto semplicemente. Che fatto? A partire da adesso, quindi 26, 46. Comunque possono assumere un po' più di giudici. Noto. Quanti mesi in totale? Ma chi adesso sono 40 mesi per il signore, ok? È lui? Aspetterò con ansia. Mi posso sedere? Sì, si può sedere. Segnarlo all'ospedale per fare il TSO. Deve chiudere la porta qui. Allora, quello che ha detto, porti il signor Furio Biagi a fare il TSO in ospedale. Ho ricevuto. Voglio che signore, chiudiamo la porta. Stiate sempre, dico sempre, in stanza. Lei, capitano? Sì. Ok, due agenti, su, prego, portate lei in Foster e vada. Portatelo in centrale a fare il TSO, se non vuole far venire, ma guardate di forza. Possiamo andare io e l'agente David? No. Andato. Comunque alle accuse io aggiungerei una bella tentata corruzione.
Non interessa, adesso cioè, signor Biaggi, posso fare due parole con lei in privato? Stiamo parlando a fare il TSEO. Prego, mi lasciate due secondi con il signor Biaggi. Ma prego, anche non so se vuole parlare con lui, perché il signor Drake lì, di quanto... Sì. Quanti 40, mesi? 25%. Ah, fai la multa, fai la multa. Ah, sì. Ah, sequestra di tutti i soldi che ha con sé. Ok. Cosa fa James? Sì. Oh. E chiedete un avvocato, signori? Eh? Sì, io ho richiesto un avvocato. Ma per tutti? Per tutti e due. Lo farò aspettare dentro, non farò spiegare, non farò uscire. No, volevo separarli visto che il Mimo ha un po' di tendenze violente verso le signore. Ma si è ammalettato. Gli ha tirato una testata. Ai, va bene. Vuoi fare tutto a me? Ma comunque vai, vai, vai accompagnare mi hai offerto 150.000 dollari per farlo scappare. Come risponde il giudice? Con permesso? Con permesso? Chi è? Con permesso? Dov'è il dottore che senti urlare? Permesso? Qua è dentro. Dentro. Salve. Dottore? Salve. Dottori? Una bella sono già usciti, salve. Ah, sono già usciti? Sì, vi siete accorti? No, sono nell'ospedale a fare il TSO, andate pure. No, stavo parlando un attimo col capitano. Ah, è vero. Comunque, andate pure in ospedale che andranno. No, andate pure in ospedale che lo porteremo a fare il TSO. Va bene. A posto. Grande. Mille. Metto gli occhiali che me l'ha buttati via la capitana. Il capitano. Capolinea, cosa voleva? Salve. Capolinea, cosa vuoi? Quella là era Palema. Sì, sembra Pamela. Dimmi, che vuoi? Pamela. Ah, lo sapevo. È sicuro adesso che c'è sotto un cannone. Rinnovo. Adesso si spiega. Canetto? Sì. Che cazzo è? Dove sei, Grave? Adam 3, Adam 2. Sì, ti dicevo. Cadetto. Dove si trova? Ma perché cosa avete bisogno? Per capire, perché dovevamo andare in ospedale. No, dovete andare in ospedale Foster e Jackson. Ah, e Jackson sono io. Infatti, Foster e Jackson. Ma c'è già andato lui, mi sa. Bene. Mi serve che mi passiate tutto riguardante la rapina, perché... Non c'è nulla da passare, solamente che sono scappati. Vabbè, datemi... Bodycam, video... Bodycam, aspettare un po'. Datemene appena potete, perché non posso stare qui mezz'ora. Lì è un cadetto. Boh, andiamo a chiederglielo. Scusi, agente. Non puoi entrare. Agente? Sì? Lei è un cadetto? Intanto, sì, domanda, chi è? Faccia il rinnovo, faccia la sicurezza, signori. Ho qui i rinnovi, portami tu. Chi è che ha fermato? Primo e Peppino. Io. Dovrei fare un rinnovo. Devi fare lui. Allora, Rivera, che cosa vuoi? L'ho fermato. Mi serve... delle prove video sulla rapina e sull'arresto. L'arresto l'ha arrestato Foster, La rapina non abbiamo prove perché sono scappati dal posto e scappavano da noi, Quindi allora l'incriminava solo per mancato. Sì, ma sono usciti dal benzinaio. Ho capito, però non hai visto che se li hanno i rapinati oppure no. Che dici, hanno soldi addosso? Vedi se hanno soldi illegali e... Perquisisci. Reati di Drake Pierce che gli ho fatto la multa del 25%, quali sono? Qualche persona mi può portare un panino del Burger Shot, per favore, sale interrogatori, grazie. Un attimo. Comunque, Rivera, guarda se ha dei soldi illegali addosso, se ce li ha, allora ha fatto la rapina. Rivera, confermi? Ma che cazzo, ma vedete se devo fare il lavoro detective. Allora, andate all'ospedale per qualcosa. Dov'è il capitano? Scusi, ma lei che ci fa qua? Ma la faccia bianca. Non voglio diventare come quel Mimo. Ma chi? Non diventerà come quel Mimo, ok? Ma chi è l'avvocato?
mi passi un panino per fare capitano, Perkins? Sì. Ma sarebbe bisogno lei? Riviera mi ha chiamato, chieda a lui. Tenga due nel caso ne sia. Chiama Riviera e fallo parlare con il signore. Ma chi? Cosa? Riviera con chi? Ma Riviera sta già occupando un altro caso. Non mi interessa, devo parlare col signore così lo manda via, sta qui da 20 minuti. Ma quale signore? Viaggi? Ma scusa. No, il signore nella sala qua. Lui. Ah, lui? Ah, ok. Lui in verità mi ha detto di parlare con lei, capitano. Ah, lui aspetta dentro tranquillo. Questa pistolina qua. Presente, lei era presente durante l'inondazione. Sì? Allora, te l'hai fatto quello che ti ho detto? Sì, sì, il signore qui davanti a soldi illegali. Perfetto. E posso continuare? Dica. Allora, non so se lei era presente durante l'inondazione. Guardi, tutte le persone hanno... Ah, e il veicolo con cui sono scappati era loro? Il veicolo qual è? È la Dubsta grigia. Era mio, il Dubsta, era mio. Ok, bisogna andare a farla sequestrare. E come? Bisogna andare a farla sequestrare. E perché? Perché l'avete usato per scappare dalla polizia. Ma mi ero costretto. Una cosa? No, guardi, allora... Le spiego un attimo privatamente, un attimo che mi consulto con la... Vabbè, signore lì quindi ha dei soldi, diciamo, registrati dalla cassa, quindi che si sarebbero registrati dalla cassa. Esattamente. Vabbè. Il signore mio si può incriminare tranquillamente. Si può incriminare, il signore invece no, pulito. No, il signore al massimo solo per le flare gun. Va bene, signore... Vabbè, flare gun e fuga dalla polizia, complicità per fuga dalla polizia. Esatto. A posto, allora sì. Ma come? Ero obbligato. Lei vuole l'avvocato, signore, giusto? Io sì. Il signore qui dietro? Noi abbiamo chiamato l'avvocato. Adesso le chiamo un'altra volta l'avvocato. Se mi risponde bene, altrimenti niente. Mi dispiace. Mi diceva lui perché mi ha puntato con la pistola. Avevo paura. Adesso vediamo il tutto, va bene? Grazie mille. No, può comprendere perché se noi non abbiamo... Se lei non mi può constatare il vero 100%, anche se solo parole, io non posso muovermi senza fatti concreti. Deve vederlo questo il nostro punto di vista. No, ma immagino. Quindi il massimo potrebbe arrivare... potremmo essere obbligati a darle solo fuga dalla polizia e detenzione di armi illegali, tutto qua. No, mi girano un po' le palle. Aspetti fuori dalla porta, dai, per favore. Ragazzo, sei un bravo ragazzo, lo sai? Biondo. Guardi, sì, grazie. Comunque, se necessita, posso andare a prenderlo. No. Salve. Un bravo ragazzo, biondo. Biondo. Meglio ricchi, grazie. Io, comunque. Grazie, c'è salve. Cornelio, se lo senti, il giudice non risponde, mi ha risposto che sta facendo il processo. Ah, dobbiamo aspettare ancora 10 minuti. Altri 20? 10, altrimenti no. 10 minuti, dopodiché lo mettiamo qui in cella. Perché sono passati. A posto, ti spiego poi io. Signore. Che però l'avete già fatto la multa, signora, cioè. Sì, è già stato fatto la multa. Ma se giudice cambia idea. La faccio io schietta. Io la... Per me lei è stato colui che ha rapinato il mini market, in quanto lei al suo interno ha le tasche a soldi illegali. Allora, inoltre perché il Mimo aveva una flare gun con le manette. Non glielo posso, non glielo posso. Lei con chi deve parlare? Emily? Lei con chi deve parlare? Ah boh, questo è addormentato. Dice con me? Sì. Con il capitano e il detective. Ah sì, madonna, guarda da casino. Sera. Microfono attivato. Si alza i piedi e la tira su per le orecchie. La tira su. Tutto posso, ma lo licenzierei. Anch'io. Emily, possiamo portare il signor Furio? Sì, in possiamo. Sì, in tre? Sto parlando con... No, in due. Io e... Noi due. Mi sta nervosendo. Batti 5. Ok, vuol dire di sì. Andiamo. Aspetta, ok, abbiamo via libera. È chiuso qui, giusto? Io manco. Teoricamente... Vabbè, apri e entra. Ok, vi è liberata il giudice, lo portiamo in carcere. Sì, andiamo. Infatti io sto dicendo che potrebbe...
Avevo la porta chiave, la chiave, perfetto. Lei potrebbe aver minacciato il signor Peppino in questione e aver, costringendolo a fuggire con la sua... Ti devo ammanettare? Facendolo guidare lui. Fai come vuoi. Vabbè, avevo portato in carcere. Okay, quindi qua, quanto è scritto sul scalario, quindi? No, no, fa di 10 mesi di meno. Ok, posso, andiamo. Devi mettere manette perché cauzione. Qualcuno che venga con me al carcere, grazie. Camioncino? No, con la macchina. Ah, che gusto. No? Grave, dove sei? Grave? Sono lì sopra, sono lì sopra. Vieni con me in carcere. Devo uscire dal retro? Sì. Sulla charger, quell'altra. Cioè, è sul retro? Sale qui. Dietro di me, dietro di me, dietro di me, dietro di me. Qua, 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 qua. Tu poi vieni fuori sul retro. Ah, ma cazzo, sto uscendo. Anche se hai portato Drake. Sì. Tipo, lui è la prima volta che mi arresti, ti prima detto che sono lì, dicono quelli. Salve. Perché c'è il Rigari? Perché deve parlare con il detective. Eccoci. Eccoci. Dobbiamo arrestare. Arrestare? Drake Beers. Ah, interessante. È interessante, sì. Beers, ma come mai così tanti mesi? 384. Porca troia. Cosa, dollari? No. Magari. Beh, dai. Cercavi di farla franca, eh. Ma come mai sei caduto nella droga, Grave? Beers. Nessuno è caduto. Eh? Sono solo tornato. E perché sei ritornato con questo? Andava così bene col meccanico. Cioè Adrian ce l'ha fatta, Adrian non è più stato incarcerato per droga. Hai mai visto Adrian lavorare come meccanico oltre quei 4 giorni che l'ha fatto? Ah, il capolinea a spaccio? No, soltanto che è un sfaticato. E quindi? E come fa a vivere, scusami, come si guadagna da mangiare? E chi è che gli dà da mangiare, indovinate? Tu. Ah. E quindi tu per dare da mangiare spacci? No, faccio anche il meccanico. Sì, però oggi vivi un tempo libero spazio, 300 però, vivi, 300 84 384, quanto, troppo. Andavo avanti da un po'. Sì, ne fai pieno? Te le hanno tutte prese? Purtroppo sì, e mi hanno fatto anche il 25% di multa. Cioè, che vabbè, ma erano tutte o mancavano ancora? Era, no. Qualcuno ne mancava. Ah, vedi, poteva ancora dei semi sto qua, mamma mia. No, 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 erano già... Ah, tutte piantate già, mamma mia. Ah, quindi dobbiamo fare anche un giro lì al campo, no, a vedere... No, chi? I suoi colleghi. Dai, come chi sono i colleghi? Ah, i colleghi nostri, ok, pensavo i suoi. Comunque il fatto che non avete preso il furgoncino non mi piace. Eh? Questo... Abbiamo preso il furgoncino. Ah, slaccia la cintura, attenzione alla testa mentre scende. Devo caretto, procede a lei come si sa farlo. Il cellulare è già stato preso? Break. Sì. Posso ispezionarti un attimo? Vai. Aspetta, quanto cazzo aveva? Va bene, 10 mesi meno di quanto ho previsto. Se vuoi li faccio la multa, però... Sono, aspetta, la musica, la multa è già fatta. Okay. Un attimo, mi fai più 38 mesi. Basta che faccio polizia e poi Kappa. Manda in cella. Polizia no, no. Prigione. Dorme? Manda in prigione. Prigione. 38 mesi? Sì, 38. Ciao Drake, buona fortuna, ci vediamo. A dopo. Mi raccomando, ricambia. Andiamo. Ma io andrei dentro a scaricare qualche mela. No, no. No, sono in live, figurati se non passi a casa del live. Lo sai che l'ho messo dentro per un anno? No, sei serio?
No, no, scherzo, 38.000. Okay, Jacker 71962, grazie mille per il follow. Ciao. Grazie per il follow, bello. Per il follow, bello. Qui ad Adam 2 abbiamo scortato al carcere Blake Beers, 38 mesi, 10 mesi meno di quanto già prestabilito. Sì. Torniamo in centrale per portare poi anche gli altri due della rapina. Negativo, deve arrivare l'avvocato tra un quarto d'ora. Sì, se aspetti un quarto d'ora questi qui si scazzano poi, eh. No, mi hanno detto che aspettano. Ah, bene, cavoli. Mm. Nell'arresto di Furia dobbiamo aggiungere che gli ho tolto un SNS con 20 colpi. Cioè una... andiamo a vedere sto Furio. Il signor Furio Biagi è stato portato a fare il TSO, capitano? Sì, stiamo contattando i medici. E sono già in ospedale, in teoria. Ho malattia io stessa. Vabbè, fatemi, aggiornatemi appena fatto il TSO che vengo a prenderlo. O ve ne occupate voi? Capitano, me ne sto occupando voi a portare a fare il TSO, signori? Signore? A me si è mutato. Ce ne occupiamo noi. 24, allora i cadetti vanno di pattuglia. Sì. Mi serve il cadetto Bryce. Sì, sì, cadetto Bryce, te lo tieni, ne ci vado. Foster e Jackson insieme. Capitano, quando vuoi c'è quella persona che deve parlarla. No, tu stai con me, vicino. Andiamo. Tu stai con me. Andiamo in centrale che metto via la vinta. Poi mi rivolgi tutta la... Ok, poi ti passo il video. Sì. Ok, e gli un po' di... Adam 3 è andata in pattuglia insieme. Ragazzi, sono un attimo con il comune, non posso andare in pattuglia. Ma come sei con capitano? Sì, mi ha avuto l'audio. Sì, ha richiesto la mia presenza. Sì, è con me, lascio. Sì, ok, ma chi va in pattuglia con chi? Cioè, non ho capito, i due cadetti di Adam 3, capitano. Con chi sono? No, Adam 3 è col comune. Ronny è con me. Quindi Jackson è col comune? Foster, Ronny è con me. Foster è col comune, Ronny è con te, ok. Sì, sì. Quindi c'è Ronny e Perkins. Sì. E quindi Foster da solo, e dopo... Okay. Secco cazzo. Ah, dopo, quando arrestato De Furio, devo aggiungere di restituirle una vintage pistol con 20. Sì, sì, perfetto. Andiamo a vedere sto processo, vuole vederlo? Se no te perde il processo o vince? Mamma mia, so, contromano! Mi sto parcheggiando. Mamma, salve? Ehi. Salve. Come salve. Sta ancora facendo il processo? Cosa? Ancora il processo sta andando o...? No. 3 giorni di sospensione, un risarcimento di $1000. Scusate, quando è la sospensione? Niente, vado ma c'è qualcun altro dentro? Ah. Vado dentro. Sinceramente penso di no. C'è altri... Silenzio, La signorina ha reagito in maniera un po'... diciamo illegale, ha violato diversi articoli e lo sceriffo di conseguenza è stato appunto motivato e la signorina ha pure ricevuto uno sconto di pena, quindi abbiamo ritenuto che un eccessivo risarcimento sarebbe stato ingiusto verso il sottosceriffo e verso la giustizia. Concludo qua, buona serata. Grazie, buona serata. Buona serata. Sta scappando. Signor giudice? Vedorcio. Signor giudice, potete parlarle in privato? I soldi sì, quando ci danno. Ma è... Senta, noi abbiamo arrestato la persona per 38 mesi, anzi 48 mesi sul schedario e avevo rifatto uno sconto perché ha aspettato un po' di tempo. Sì, va benissimo. Abbiamo piaciuto portarlo. Molto probabilmente a breve ci saranno delle persone con pena superiore ai... 25 mesi. Sì, sì, grazie mille. Guardi, non ho risposto perché ero davvero. Ok, ma come si è concluso il processo? Mi scusi. Allora, si è concluso per 3 giorni di sospensione, una visita dallo psicologo e $1000 di risarcimento. Dello sceriffo? Sì. Ah, ok. Comunque. Un attimo, mi chiamano, faccio velocissimo, sì. Importantissimo. Sì. Sì. Tutto. Mi dica. Sì, comunque sto dicendo, arriveranno magari forse una chiamata per un processo lampo di qualcuno superiore ai 25 mesi.
Ok, però sì, io ho 10 minuti, mi raccomando. Se posso farci tanto? Siamo in... Sì, sì, se volete farlo fatelo in fretta, sennò... Eh no, perché devo aspettare un avvocato che era qui impegnato a portare allora, il processo. Allora... Che signorina... Rimandiamo a domani, non lo so. Ah. Eh no, vabbè, ma se la... No, ah, okay. Appunto, se non c'è... Vabbè, c'è, signorina... Vabbè, lasciamo andare, signori. Sì, sì, salve. Ah. Dove sei? Stavo cercando... Sono qua. Far fuggire... Arrivederci, arrivederci. Ciao, mia parte. Ehi. Ciao. C'è gente che vuole... io, per cosa? Ai, amici, ti prego, mi stupe. Non stai mi abuso. Sono con dire. Io. Dire la verità, no. Non la stavo guardando. È vado a uscire con Luigi. Salve. Sì, va bene. Ciao, non, me, non me la perdo questa, però. Viga, okay. Ti prego, questa dove... Questa dove la perdo. Cosa oggi? Cosa va a fare? Quella dove ho lasciato lì la moto. Cosa va a fare? Guarda la moto parcheggiata. Ma che se ne frega, cosa va a fare lì? Io? Cosa avete di fare a Giolitti? No, niente, voleva il mio numero. Voleva superarmi, ho avuto paura. Ho temuto. E Riviera, mi dici più? 10-4. E se vuoi fare un processo lampo, se vuoi dare una pena diciamo superiore a 25 mesi, il giudice è disponibile ancora per 10 minuti. Quanto? Ancora per 10 minuti il giudice è disponibile a città, quindi se devi fare un processo... Per quanti mesi? Ti ho detto, se devi arrestare qualcuno superiore ai 25 mesi, il giudice è disponibile ancora solo per 10 minuti. Ok, allora se non arriva l'avvocato chiama il giudice, tanto mi hai già un attimo quanto è la pena prevista. Cosa? Devo vedere appena previsto per eventuale... Sì, ma voglio l'avvocato o no? Voglio l'avvocato, però mi ha detto che deve aspettare la fine del processo. Ora l'avvocato, ora è finito il processo. Cosa ha fatto? Richiama l'avvocato. E niente, faccio veloce. Wilson? Capolinea? Sì. Non fare vestine o brutte. Sì, ti dicevo. C'è il signor Ferro Viaggi, quanti mesi dovevo andare? Sì, vatten. Se non sbaglio Biagi ha puntato un'arma dei medici ed è scappato per sparatitante per 2 giorni. Aggiungete anche tentata corruzione che ha provato a corrompermi con del denaro. Sono in ospedale, voi siete ancora qui? Sì, ma non c'è il medico che sta facendo, deve fare il trattamento, quindi lo portiamo in centrale. Ma come, non c'è Nellone? No. Non vedo un cavolo, non vedo niente. Ecco, i sono già partiti. Stiamo portando in centrale, quasi. Sei, sei in macchina, tu? No. Il C4, sì. Torna in centrale. Te lo lasciamo a te, allora. Ci pensi te. Noi devo staccare. Devo staccare. Se vuoi ti do la convalida per l'arresto, cioè ti faccio l'arresto, però non posso portartelo in centrale. Ma che... Aspetta, aspetta, scendi, 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 portartelo no, al carcere, se devi andare a caccia. Sei morto. Penso io darò di meno. Ok, giudice che non servirà. Posto. Trova parcheggio. Io devo chiamare il giudice. Comunque, signor Furio, ho preso una vintage pistol con 20 colpi, la metto sì, nella casa. Ma la vintage pistol non viene più restituita perché avrò puntato l'arma contro qualcuno. Vabbè. Adesso stacco anch'io. 15 mesi non vanno bene a te? A me? Sì. Sono più di 15 mesi, eh. Il signore ha già scontato un sacco di tempo qui in centrale. Sì, ma non è stato anche altrettanto fuori? Alle piede libero? In latitanza? Lo so, ma... cioè... 20 mesi, secondo me... molto collaborativo. Ascoltate una cosa, passo una notte qui in centrale, che sta bene. Ma Beh, un po' di più per prendere 15 mesi, signore. Vabbè, 15 mesi, ok. Prego, prego, venga. 15 mesi. Venga, signore. Me capisco. Vabbè. La piracosa? Cioè, per la pistola cosa metto? Stai andando a fuoco intimidatorio o tentato? Fuori faccio 15 mesi, Furio. Intimidatorio. Per il trattamento medico, ovviamente. La fidanza per 2 giorni. Fuga dalla polizia. Sì. Sì, dici uso. Andiamo di attento a fare le foto. Vuole un avvocato, signore?
Avvocato. Vabbè, sarebbe inutile se lo vuole, cioè, può, però. Che cavolo, non mi rispondono i giudici né avvocati. Sì, vuole l'avvocato. Vuole l'avvocato. Vuole l'avvocato, vuole. Voglio un avvocato, però non risponde nessuno. Non rispondono gli avvocati, quindi se vuole aspettare ore e ore ancora per incertare. Chiamate l'astronauta, come si chiama? Signore, guardi, io chiamo gli avvocati, non rispondo. No, c'è un avvocato mio, come si chiama? No. Martin, no. Signore, ascolti un attimo, io chiamo i servizi. E non risponde agli avvocati, io non penso se città, signore. C'è mio collega che aspetta da mezz'ora, un avvocato. E chiavolo, chi è? Dica lei, se vuole chiamarlo, aspettare, magari tanto, facciamo. Sì, aspetto, aspetto. Va bene. Capitano, signor Furio Biagi vuole un avvocato adesso, si è svegliato. Lo chiamo, se c'è, ha detto che vuole aspettare, quindi sua scelta è aspettare anche le mie ore. Ok, vabbè, ci sta. Cavoli suoi, signore, io l'ho partita. Guardi, Wilson, io vado un attimo, come dire... Sì, signore, venga con me, mi segue, andiamo a stare interrogatori. Salve, Furio. No, mi faccio no. Ragazzi, scusate tanto. Vuoi fare il wipe, se ti fai il wipe e vieni a fare il bandage, c'è ancora posto? Sì, ti prendo, però devi fare un bel bando. Prego, signore, entri qui dentro e attenda qua. Tutte e due li porto? Sono... Prenda qui, Chiudo a chiave. D'accordo. Questo mi sembra una mano. Dobbiamo portare i due sospettati della rapina in tribunale. Il giudice vuole ascoltare là. Ma l'avvocato? Lo vogliono? Voglio un avvocato, sarà tutto lì. Ok, allora portali, prendi la macchina, andiamo. Signor Mimo, andiamo a farci un giretto in tribunale. Visto che il giudice non può venire, faremo tutto di là. Ha capito? Va bene, andiamo. Signore... Foster, mi ricevi? Mi potete mai mettere in pattuglia con qualcuno? Foster, mi ricevi di andare in tribunale? Io? Sì, vieni centrale, aiuti di Vera. Sono qua, ho appena finito col comune. Perfetto, vieni più di sotto, ci sono le sale interrogatorie, che devi andare in tribunale con di Vera. Vieni, vieni. Sono qua in centrale? Vieni sotto. Arrivo. Arriverà, ci sono ancora. Arriverà, ti mando un carretto perché io non sì, posso. Va bene. Va bene, un attimo che faccio una chiamata. Signori, da questa parte. Devi andare in tribunale, darmi. Passiamo dal retro. Ah, ok. Devi venire qui. Signore... Ok, devi andare in tribunale. Cosa devo fare? Devi andare a scortare in tribunale per un processo direttissimo. Processo diretto. Non capisco un cazzo. Devi andare in centrale a fare un processo. Guarda con il detective. È sotto il detective? Sì, sta uscendo. Aspettate, ho chiesto se vuole un'altra gente. Non prove video, te lo dico già. Va bene, ho capito. Con Zach devo andare. Rivera, devo immediatamente chiudere gli occhi perché non vedo più niente. Rivera, un attimo, ascoltami. Okay. Vuoi solo una gente o vuoi un'altra? Due, tre. Vuoi due agenti o vuoi avere una sola? Bastano due agenti, visto che... Ok, ti tengo loro due, ti tengo allora. Ok, guardate, io devo immediatamente chiudere gli occhi perfetto. Perché non vedo più niente. Sì, tenete gli occhi ai due carcerati, fate risalire in macchina intanto. Okay. E portate la macchina, un'altra macchina, perché se no non ci state, G. Salve con un passeggero, collega. Portate una... Porta un'altra macchina perché non ci state in 5. Beh. Sali prima tu, collega, così salgo indietro. Cornelius, signora un attimo, Cornelius, senti, siamo di sotto, c'è il Furio Biagi che devo lasciarlo solo perché i due carretti sono andati via con Rivera in tribunale per fare il processo per direttissima per due alla rapina e c'è il Furio Biagi chiuso nella sala interrogatoria in attesa di un avvocato, mi mandi qualcuno per stare con lui? A chi ti mando? Ti mando Perkins, si chiama Perkins, sì. Mandalo giù. È chiusa a chiave, signorina? No, ok, vabbè, no, comunque... Aspetta. Ok. Capito? E...
aspetti che non riesco a toccare. Ecco a posto. Va bene. Sei entrato nel canale. Allora, io lo stacco. Oh, non posso parlare. No, c'è, c'è pure Viaggi sotto da solo. Io devo staccare un gentissimo. Ma Perkins! Smutalo. Smutalo te, sto parlando con Frank. Io devo andare via, lo sto sbloccando, urgentissimo, devo scappare. Io lo chiamo io, ciao, ciao. Ciao. Mila, vi ringrazio per la visione, ci vediamo domani, squadra, sono di prettissima. Ho un'urgente da fare ora, è 11, quindi vi ringrazio tantissimo. Ci vediamo domani, ciao.